Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo dell'Utri e ascolterete la requisitoria del pubblico ministero Nicola Gozzo del 19 aprile 2004 a Palermo. Buon ascolto. Presidente, continuiamo con l'analisi cronologica che avevamo cominciato la volta scorsa e stavamo trattando la prima parte, e cioè quella relativa all'assunzione di Mangano ad Arcore e alla mediazione condotta da Dell'Utri nei confronti appunto degli associati mafiosi. Quindi l'incontro di cui ha parlato Di Carlo e di cui ha parlato anche Galliano Antonino, avvenuto nella fattispecie a Foro Buonaparte, la vecchia sede dell'Edil Nord, anche attuale credo sia dell'Edil Nord, nel 1974. Altro collaboratore che rende delle dichiarazioni di rilievo per quanto riguarda proprio questa parte del procedimento, che riteniamo di grande attendibilità e rilevanza, è Cucuzza Salvatore. Prima di verificare quali sono le dichiarazioni di Cucuzza, dobbiamo dire. Facciamo una breve premessa, cioè Cucuzza Salvatore era certamente per le dichiarazioni collaboratorie e per quello che è stato accertato in vari procedimenti, esponente di Cosa Nostra di grande rilievo, che aveva assunto nel 1995-96 la reggenza del mandamento di Porta Nuova, quindi un mandamento cruciale per quanto riguarda questo procedimento, anche dal punto di vista probatorio, perché ricordiamo Mangano fa parte di questo procedimento e fanno parte di questo procedimento una serie di altri soggetti che sono stati più volte citati. Dunque, soggetto che già a prima vista poteva avere delle conoscenze, diciamo, riguardo ai fatti di questo procedimento. Il 4 maggio del 96 dichiara, e questa è la particolarità, diciamo, della storia e della collaborazione del Cucuzza, dichiara di dissociarsi il 24 giugno del 96. Si dissocia, e cioè che cosa intende dire? Tra parentesi, andando diciamo così, contro quella che era la normativa, nel senso che non era prevista in alcun modo alcun tipo di facilitazione per chi aveva l'intenzione della semplice dissociazione. Cioè, si diceva disponibile a mettere i propri reati, ma non a indicare i correi di questi reati. Questa situazione, che viene spiegata più volte dal Cucuzza e che è stata anche in qualche modo richiamata nel suo esame in questo dibattimento, non escludeva comunque il fatto che il Cucuzza appunto si richiamasse, dicesse di essere stato correo o di essere stato proprio l'esecutore di alcuni importanti reati che avevano destato grandissimo allarme sociale, quale per esempio l'assassinio dell'onorevole La Torre e la famosa strage della circonvallazione del 1982, del giugno 82, dell'aprile 82, chiedo scusa Presidente. Nel proseguo delle sue dichiarazioni, da dissociato, il Cucuzza diceva anche di essere entrato in Cosa Nostra fin dal 1975, di aver fatto parte della famiglia del Borgo, di aver sostanzialmente retto il mandamento di Porta Nuova fino al suo arresto, avvenuto, come abbiamo detto, nel 1996. Questa situazione mutava, a seguito di un travaglio di cui pure, in qualche modo ha parlato il Cucuzza in questo procedimento, il 28 settembre 1996, con la decisione del Cucuzza di collaborare pienamente con la giustizia. Decisione seguita proprio dall'esemplificazione, cioè dall'indicazione del nome dei complici in relazione al delitto La Torre, alla strage della circonvallazione e ad altri gravi delitti. È inutile dire, e abbiamo prodotto sentenze al riguardo, che l'attendibilità soggettiva e oggettiva di Cucuzza è stata più volte affermata da tribunali e corti di questo distretto ed è stata anche affermata dalla Cassazione. Fatta questa premessa, bisogna dire un attimo, ecco, che cosa dice Cucuzza, che cosa ci può interessare delle dichiarazioni di Cucuzza in questo procedimento. Cosa dice il Cucuzza? Cucuzza, in primo luogo, indica come tramiti per arrivare a Dell'Utri, cioè parla specificamente dell'imputato e parla specificamente anche dell'altro imputato Cinà, dicendo che appunto i tramiti con Dell'Utri erano Cinà, Teresi e Mangano. Anche Cucuzza, come Di Carlo, parla di un inizio di rapporto di lavoro di Mangano patrocinato dal Cinà.
che aveva rapporti sia con Berlusconi che con gli associati mafiosi, dice appunto il Cucuzza. Successivamente dice che questo rapporto era stato gestito da Teresi, che aveva poi instaurato diretti rapporti con Dell'Utri. Ancora Cucuzza, e questo è molto interessante, parla di attentati che erano stati posti in essere ai danni di Berlusconi proprio per farlo ulteriormente avvicinare, utilizza questa terminologia. E proprio a significare la continuazione del rapporto, veniva anche corrisposta, ci dice Cucuzza, all'associazione mafiosa una somma che prima veniva data a Mangano e poi venne data a Teresi invece. Ancora, per completezza, bisogna dire che Cucuzza parla anche del periodo successivo, di cui parleremo poi successivamente anche noi, quello della gestione del rapporto da parte dei Pullarà. Quindi, non leggendo integralmente tutte le sue dichiarazioni, però dando lettura di parte di queste dichiarazioni, dobbiamo dire appunto che Cucuzza, l'abbiamo sentito il 14 aprile del 98, la parte di cui io in qualche modo darò lettura, non integralmente, altrimenti non finiremo mai, da pagina 10 a pagina 19 e poi da pagina 63 a pagina 64. Ancora, sì, no, queste sono le pagine essenzialmente più importanti. Sì. E allora, conosco da tantissimo tempo Mangano Vittorio, questo ci ha dichiarato, dopo aver dichiarato tra le altre cose di aver retto il mandamento in qualche modo insieme a Mangano Vittorio nell'ultimo periodo, fino all'arresto del Mangano, ha detto: sì, conosco da tantissimo tempo Mangano Vittorio perché era un componente della famiglia di Portanova, l'ho conosciuto dopo aver trascorso una breve latitanza con Rosario Riccobono. Sono stato arrestato nel 75-79, c'è stata un'interruzione perché essendo all'ospedale civico di Palermo, circa 8 mesi, eccetera, eccetera, sono latitante, siccome l'evasione risale all'estate di quel percorso siamo andati in un posto al mare, quindi lui evade. Quando invece è finita l'estate siamo andati in un posto ad Altarello dove io affittai una casa in via Anabo, che è proprio ad Altarello. Rosario Riccobono abitava sotto il palazzo di Vittorio Mangano, però il giorno lo trascorrevamo da Vittorio Mangano, la sera ognuno rincasava a casa propria. Lì ho conosciuto Vittorio Mangano, molto probabilmente in termini di sicurezza non lo posso dire, ma comunque Rosario Riccobono, qualcuno della famiglia, me lo ha presentato. Poi parla di un altro periodo in cui aveva avuto modo di stare con il Mangano, parla del periodo dell'83-89 e riferisce anche, sempre in queste pagine che ho detto, che nel 76-77 Mangano gli è stato presentato ritualmente. E viene chiesto poi se avevano avuto modo di parlare del periodo che Mangano aveva passato a Milano. Dice: si accompagnava in quel periodo ai Grado, ai fratelli Grado, certe volte c'era pure Contorno Salvatore, vivevano un po' di traffici, diciamo non propriamente cose legali. Grado e Totuccio Contorno appartenevano alla famiglia di Santa Maria di Gesù, a quel tempo capeggiato da Stefano Bontate, veramente dice bontà, ma insomma è la stessa cosa, e facevano dei traffici per guadagnare dei soldi insieme ai Grado. Successivamente andò a lavorare nella villa di Arcore, la tenuta che aveva Arcore a Berlusconi, perché assieme a questi suoi compagni di allora avevano messo delle bombe a persone comunque riconducibili a Berlusconi, o comunque a persone che Berlusconi avrebbe sentito sicuramente il rumore di questi attentati, e si sarebbe premunito a prendere qualcuno per garantirsi comunque di non essere anche lui obiettivo di queste bombe. In quel periodo hanno messo diverse bombe, diceva lui, e poi attraverso Gaetano Cinà, che conosceva questi soggetti che gravitavano a Milano, riuscirono nell'intento di far lavorare Mangano Vittorio in queste proprietà. Ancora riferisce: Mangano Vittorio aveva rapporti molto intimi con Stefano Bontate e Rosario Riccobono, che in quel periodo, diciamo, erano molto in auge all'interno di Cosa Nostra. Erano molto intimi con Bontate, con Inserillo e con Riccobono. Viene chiesto poi specificazione su quello che aveva detto su Cinà Gaetano. Dice: Cinà Gaetano era una persona che gravitava a Milano. Questa è una parte... Chiedo scusa, ma devo interpretare l'interpretazione della mia assistente. Dovrebbe essere da pagina 19 a pagina 20 del cartaceo, sempre del 14 aprile del 98. È una persona che gravitava a Milano, una persona che conosceva i meccanismi di Palermo e sapeva dove mettere le mani, una persona che se ci capitava qualcosa la faceva. Conosceva i Grado, conosceva Mangano Vittorio. Lo stesso Cinà ha proposto a Mangano Vittorio di andare a lavorare in questa tenuta di Berlusconi e si occupava dei cavalli.
Poi, domanda sempre specifica su questo fatto delle bombe, questa dovrebbe essere una parte successiva, e quindi dalla pagina 21 alla pagina 50 di questo verbale di cui abbiamo parlato, non è che si mette una bomba e si sa che Dell'Utri e Berlusconi, o comunque Ocinà, va nella persona giusta senza conoscerli. Quindi praticamente afferma che c'è una preordinazione in tutti questi attentati. A Milano quegli attentati avevano un disegno che portava a Cinà, e Cinà doveva indicare una persona per garanzia. E gli viene chiesto, ma perché Cinà essenzialmente? Come mai viene investito? Chi investe Cinà Gaetano di questa attività? E Cucuzza risponde, Cinà Gaetano gravitava a Milano in quel periodo assieme a queste persone, conosceva queste persone di Palermo. Quando cominciano a mettere le bombe, sanno che Cinà ha dei rapporti con Dell'Utri e con Berlusconi sicuramente, quindi sa con le bombe Cinà cerca di garantire, se mettevano una persona di Palermo, una persona di un certo spessore. Viene poi chiesto se questo modo di agire è un modo di agire che è stato utilizzato dall'associazione mafiosa solo in questo caso in un modo usuale. Dice, ma quando ci si vuole avvicinare a un costruttore si fa proprio questo, cioè si parla al telefono e si dice cerchi una persona che ci può avvicinare, e questa persona cerca. Dice, e fa una serie di esempi che noi gli abbiamo chiesto di fare di questo genere di fatti avvenuti proprio a Palermo. Dicendo però, specificando che a Milano la questione era un pochettino più complessa, perché certamente a Palermo chiunque sa a chi si deve riferire, a Milano invece era proprio l'amicizia già esistente con il Cinà che rendeva possibile, con Cinà e con Dell'Utri chiaramente, che rendeva possibile questo contatto immediato. Gli viene chiesto anche quando venne combinato Mangano. Dice, lei sa quando venne combinato Mangano? No, dopo i primi anni 70, 73, 74, questo non lo so. Comunque, era vicino in quel periodo a Nicola Milano e quindi dipendeva da questa persona che lo istruiva per Cosa Nostra. Domande, gli faceva fare anche già delle cose? Quando occorreva sì, era a disposizione di Cosa Nostra, quindi anche nel periodo precedente alla sua formale affiliazione. Gli viene chiesto anche perché dalle dichiarazioni che aveva reso fino a quel momento non si comprendeva bene qual era quindi il ruolo di Mangano, se Mangano all'interno della tenuta svolgeva effettivamente queste mansioni di cui lui aveva parlato. E lui risponde, era un paravento perché doveva essere scritto per qualcosa, insomma faceva il fattore, ma non è che era, se doveva andare a Milano, se doveva scendere a Palermo lo faceva. Cioè percepiva uno stipendio e quindi a titolo di fattore, ma era lì proprio perché ci piacevano i cavalli e quindi lui faceva questa cosa, mi diceva che faceva pure. E gli si chiede, ma Mangano le ha mai riferito di un sequestro di persona? Sì, mi disse pure una cosa, perché di discussione noi avevamo certe volte che facevamo qualche piccola domanda a dire, ma come mai non ti sei arricchito con Berlusconi, eccetera? Effettivamente no, assieme con Grado, con Contorno, con Vernengo Pietro, avevamo progettato di sequestrare il padre di Berlusconi. Quello che è il mio ricordo di quel tempo era che non so per quale motivo non si fece il sequestro del padre. Quel giorno mi raccontava che c'era nebbia, ci furono investimenti, è andata a sbattere con la macchina in un albero. Comunque, si ripiegò per prendere un'altra persona. Comunque, questo è dimostrabile, anche perché sono finiti tutti nella caserma dei carabinieri, cioè finì alla giustizia. Lui mi raccontava che il rapporto con Berlusconi si era incrinato perché Berlusconi, a sentire Mangano, capì che la regia era Mangano. E nonostante questo, dice, non ha denunziato ai carabinieri quando ha deposto. Lo ha in qualche modo scagionato. Però Mangano dice che non gliel'ha detto espressamente, ma secondo me gli ha chiesto in qualche modo di andarsene, che è esattamente quello che noi abbiamo detto alla scorsa udienza. Mangano ha detto, mi fece capire che la cosa non gli era piaciuta. E poi gli viene chiesto, quindi succede tutto questo e Mangano va via. Che cosa succede dopo che Mangano va via? Dopo io, molto tempo dopo, seppi che lui lo diceva, sempre Cinà aveva contattato Mimmo Teresi, che essendo allora mi pare il sottocapo della famiglia di Santa Maria di Gesù, aveva contattato Teresi per avere una garanzia, perché poi l'andata via di Mangano era scoperta a quel punto dal punto di vista di garanzia. Comunque un referente molto più affidabile sarebbe Cinà, dal momento che Mangano si era rivelato non propriamente corretto con Berlusconi. Anche lui, Mangano, seppe che ci fu questo avvicinamento a Teresi, e il tramite è stato Cinà, il tramite è sempre Cinà. Cinà, sì, dice lui. E vi fu un incontro con il
con il Teresi. Cinà lo ha presentato a Dell'Utri ed era questa la nuova persona, il contatto con Palermo, quindi una persona questa più affidabile. Cinà li ha solo presentati, i rapporti poi sono stati mantenuti da Teresi. Lei sa se vi era un versamento di somme di denaro da parte dell'Utri e Berlusconi? Viene chiesto. Alcuni versamenti li ha presi, sì, 50 milioni l'anno, dice lui, alcuni versamenti li ha presi Mangano, Vittorio, e poi successivamente li ha presi Santa Maria di Gesù. Gli viene chiesto poi, perché questo è stato un leitmotiv, diciamo così, delle domande della difesa, soprattutto nelle prime udienze, se è normale, se succede, che un compito di questo genere possa essere affidato a una persona che non è uomo d'onore, che sia un uomo d'onore posato, come nella fattispecie risulta essere Cinà Gaetano. Dice, soggetti, la domanda era, soggetti che non sono uomini d'onore vengono utilizzati per circostanze di questo genere? La risposta di Cucuzza è molto chiara. Penso che il 50% delle persone che si avvicinano non sono uomini d'onore e per questo certe volte rimangono come tramite, perché un commerciante si rivolge a un altro commerciante che magari paga e quello gli indica la strada, cioè non è che per forza deve essere l'uomo d'onore. E gli si chiede che cos'è un uomo d'onore posato. Un uomo d'onore posato è una persona che, secondo di quello che ha fatto, sicuramente se è posato, diciamo che l'errore non è grave. Questo è chiaro, perché qualora l'errore fosse grave, probabilmente non sarebbe né posato né niente, probabilmente ci sarebbe stata un'uccisione di questa persona. Io volevo sapere una cosa, lei ha parlato di alcune rate di 50 milioni che vengono riscossi a Mangano, gli si dice. E gli si chiede se Mangano li tratteneva tutto. Dice no, questi soldi li dava a quella persona, credo a Nicola Milano, quindi arrivavano alla famiglia essenzialmente. E poi ci parla in qualche modo di un fatto che affronteremo per il periodo degli anni Ottanta, e cioè la detenzione precedente al maxi processo e i contrasti tra Pularà e Mangano. Mi pare che maxi processo dove eravamo ristretti tutti nella settima sezione del carcere, o sesta o settima sezione, Mangano sì, si fece lamentele perché ha detto io ho contribuito, che sia attraverso Dell'Utri e comunque Berlusconi, a creare questo canale. Però non mi hanno mai dato niente in tutto questo periodo. E mi disse, dato che io avevo un'amicizia buona con Pularà Giovanbattista, non gli avevano dato niente i Pularà, che dopo la morte di Stefano Bontà prese, diciamo, non il mandamento, reggeva la famiglia di Santa Maria di Gesù. Io chiesi a Pularà appunto questo, dissi, Mangano, in qualche modo sì è vero che hanno contribuito persone della famiglia di Santa Maria di Gesù e quindi avevano più titoli, però un regalo potete darlo a Mangano quando arrivano questi soldi. Lui mi disse, Giovanbattista Pularà, che i contatti si erano interrotti con la morte di Teresi, ma che comunque stavano venendo di attivarsi e ricostruire questo canale. Se arrivavano dei soldi, un regalo gliel'avrebbero fatto. È chiaro che è un modo come un altro per dire di no. E quindi, diciamo, possiamo affermare con assoluta chiarezza che anche le dichiarazioni di Cucuzza Salvatore, di cui abbiamo affermato la piena attendibilità, non fanno che confermare le dichiarazioni degli altri due collaboratori di cui abbiamo prima parlato. Sono tante altre le dichiarazioni dei collaboratori su questi anni di cui abbiamo parlato, ma sono per la maggior parte generiche. Queste di cui abbiamo parlato sono le più specifiche. E veniamo alle altre dichiarazioni, che poi è uno dei temi importanti di questo procedimento, le dichiarazioni che su questo tema ha reso Rapisarda Filippo Alberto. Qua vorrei fare una piccola premessa, perché non faccio qua una scheda di Rapisarda Filippo Alberto, lo faremo più avanti, quando proprio ci occuperemo dell'assunzione di Dell'Utri da parte del Rapisarda, però volevo fare una piccola premessa per dire che in tutti questi anni, devo dire, ho aspettato con ansia la possibilità finalmente di esprimere ciò che pensavo di questa persona. Non che non l'avessi fatto precedentemente, perché devo dire sinceramente che sia nella memoria che abbiamo depositato nell'ottobre del 1996, sono passati 8 anni, sia in sede di richiesta di custodia cautelare del 1999, ho espresso con chiarezza, io e i miei colleghi abbiamo espresso con chiarezza cosa pensavamo del signor Rapisarda e cosa pensavamo soprattutto della sua pretesa collaborazione. Nessuno ha mai parlato, Presidente, salvo la difesa, di una collaborazione del Rapisarda. Ma qua è sempre il solito discorso, non c'è peggior sordo di colui che non vuole sentire, come si suol dire. La difesa ha, diciamo così, costruito un'immagine assolutamente falsa di quello che fosse stato il rapporto istruttore, diciamo così, della pubblica accusa con il Rapisarda.
Poi lo leggerò, leggerò anche quello che avevamo scritto allora, è una cosa talmente chiara e semplice che però posso esprimere in due parole. È chiaro che noi utilizziamo rapisarda solo nel caso in cui rapisarda abbia dei riscontri, anzi dirò di più, solo e nel caso in cui ci siano altre persone che dicono le cose che dice rapisarda, e rapisarda quindi è un di più a quello che viene detto. Devo dire che in questa mia posizione, tra parentesi, mi sento sostenuto anche da un illustre esponente del collegio difensivo che dice, che ha detto in questi anni, devo dire che anche in questo il tempo è galantuomo, lo ha detto su un altro soggetto, però devo dire, l'ho detto pubblicamente, io sento assolutamente di dire che questo è stato lo spirito con cui noi abbiamo affrontato questo dibattimento e soprattutto il rapporto difficile con Rapisarda. Presenza di Rapisarda in questo dibattimento, tutto vorrei dire che è imposta dall'amicizia con Dell'Utri, certamente non ce lo siamo inventato il Rapisarda. Si dice di un personaggio, cioè un personaggio particolare, attrezzato e di facile seduzione, cosa che ci dice Dell'Utri anche dello stesso Rapisarda, dice una persona che era, faceva ridere tutti, era di facile seduzione, riusciva a entrare in tutti i consessi con facilità. Dal primo... Gli si fa presente che appunto questo personaggio aveva dei problemi, dice esistono indubbiamente delle zone d'ombra che andranno illuminate. Tengo però a dire che il problema non è chi è il soggetto, ma se quel che dice è vero o meno. Siamo perfettamente d'accordo, Presidente. Il problema non è chi è Rapisarda. Il problema non è se Rapisarda ha 50 precedenti, di cui molti, tra parentesi, circa 47 o 46, per assegno al voto. Il problema è se Rapisarda ha detto o non ha detto la verità. E di questo, devo dire, la difesa non mi pare che si sia molto occupata in questi anni. Ed ancora si dice, dicendo appunto che si trattava di un signore, dice, ha raccontato frottole per una vita, forse è bene coltivare il dubbio. Benissimo. Ho conosciuto diavoli che dicevano la verità e angeli che mentivano. Esattamente. Siamo perfettamente d'accordo, Presidente. E questo è lo spirito con cui noi ci apprestiamo a trattare le dichiarazioni di Rapisarda. In questo caso, tra parentesi, Presidente, su questo fatto della mediazione dei mafiosi, Rapisarda Filippo Alberto ha un alleato formidabile che si chiama Marcello Dell'Utri, e lo vedremo subito. Però diciamo molto brevemente quelle che sono le dichiarazioni di Rapisarda. E queste sono le dichiarazioni, faccio la stessa precisazione che avevo fatto alla scorsa udienza, del 5 maggio 1987. Sono le dichiarazioni che Rapisarda rende alla Procura di Milano e che ha ribadito in questo procedimento, ma che comunque sono anche contenuto di questo procedimento, tant'è vero sono state contestate negli interrogatori dei Dell'Utri e sono riportate. Che cosa aveva detto in quell'occasione? Aveva detto che Dell'Utri si era dovuto interessare per mediare tra coloro che avevano fatto estorsione e minaccia a Berlusconi e Berlusconi stesso. E Dell'Utri aveva detto, gli aveva detto che la sua attività di mediazione era servita a ridurre le pretese di denaro dei mafiosi. E questo Rapisarda lo dice nel 1987. Poi ci sono le dichiarazioni dei collaboratori, come abbiamo visto, dicono essenzialmente le stesse cose di quello che ha detto Rapisarda. Ma soprattutto c'è, lo abbiamo detto poco fa, c'è Dell'Utri. C'è Dell'Utri che nell'interrogatorio del 26 giugno del 1996 rende delle dichiarazioni interessanti. Ritornando alla domanda dell'ufficio riguardante le minacce a Berlusconi e la mia presunta mediazione presso mafiosi, devo dire che io queste cose a Rapisarda le dissi. Io queste cose a Rapisarda le dissi. Dissi che avevo mediato tra gli autori delle minacce e Berlusconi, ma lo dissi per mera vanteria. Rapisarda si vantava di conoscere questo e quell'altro. Io feci un po' la stessa cosa. Rapisarda si vantava di essere amico di Bono. E dunque questa è la posizione dell'imputato Dell'Utri. Le cose le ha dette Rapisarda, dunque da questo punto di vista mi pare una formidabile conferma di quello che dice Rapisarda. Ma l'ha fatto soltanto per vanteria, perché è chiaro, è una vanteria avere la capacità e la possibilità di intervenire presso l'associazione mafiosa. Vorremmo qua che veramente il senatore potesse meglio specificare, ma non abbiamo avuto la possibilità di sentirlo in questo dibattimento, purtroppo, Presidente. Come ci si può vantare di conoscere mafiosi e di avere la possibilità di intervenire presso di loro? Questa è una cosa che sinceramente non comprendiamo. E soprattutto continua sempre nell'ambito di questo
La prima minaccia ricevuta da Berlusconi e da me collocata nei primi anni 70 cessarono così come iniziarono. Io non so, Presidente, se lei abbia mai visto nella sua storia professionale delle minacce mafiose che cessano così come iniziano senza nessun intervento. Concentrando a riferirmi, dice sempre Dell'Utri, al fatto che non vi fu alcun intervento perché quelle minacce cessassero. Ma allora che cosa è avvenuto effettivamente, gli fine domandato? Lei che cosa ha fatto? Arrivò una lettera di minacce, anche delle telefonate anonime, in cui gli interlocutori dicevano che erano pronti a sequestrare o uccidere il figlio di Berlusconi. Non ricordo precisamente se ci furono richieste specifiche di denaro e di quanto. Ciò avvenne dopo l'allontanamento di Vittorio Mangano da Arcore, quindi fine 74, inizi 75. Berlusconi si preoccupò moltissimo, andò in Spagna con la famiglia, andai anch'io in Spagna, organizzai questo viaggio. Io comunque non feci assolutamente nulla, né seppi mai da dove provenissero queste minacce. E ancora, poiché le signorie loro me lo chiedono, questa così grave preoccupazione di Berlusconi fu determinata non già semplicemente dal tenore delle minacce anonime, ma dal collegamento che subito facemmo con il Mangano, in quanto in occasione delle indagini sul sequestro del principe d'Angerio avevamo appreso che il Mangano era un pregiudicato. Il Mangano venne infatti allontanato subito dopo il sequestro. La quantità di falsità che è stata detta in queste dichiarazioni è veramente incredibile. E ancora continua. Io ho vantato, Rapisarda diceva di conoscere personaggi importanti nell'ambiente criminale, io gli dissi per vanteria, ne conosco di più importanti dei tuoi. Non facciamo nessun commento su quest'ultima affermazione, diciamo semplicemente che certamente le dichiarazioni dell'imputato Dell'Utri confermano tre circostanze già riferite da Rapisarda, e cioè le minacce di rapimento rivolte a Berlusconi, anche se Dell'Utri fa una voluta, a nostro avviso, confusione tra alcune minacce precedenti e successive ad andar via di Mangano. L'intervento di Dell'Utri che media con gli associati mafiosi, perché chiaramente la discussione della manteria lascia il tempo che trova. La fuga del Berlusconi all'estero con la sua famiglia dopo le seconde minacce attribuite al Mangano. E il fatto che Dell'Utri aveva effettivamente parlato di tali fatti con il Rapisarda. Quindi che cosa possiamo dire da questo punto di vista? E facciamo un primo sommario, che in effetti anche in questo caso certamente è stata provata questa condotta di Dell'Utri, ce l'ha detto lui stesso in pratica. Venne condotta una trattativa, intervenne Dell'Utri con l'associazione mafiosa, e questa condotta, secondo i criteri che ha esplicitato il collega alla prima udienza, costituisce indubbiamente un rafforzamento dell'associazione mafiosa. Anzi, direi di più, come ha detto Cucuzza, Mangano diceva, io ho creato questo canale, e ha ragione. Mangano, Dell'Utri, hanno creato questo canale. Una impresa di Milano, più volte la difesa in questo procedimento, ci ha detto, dice, ma perché qua non parliamo di Fiat, perché non parliamo di altre imprese del nord? Cioè, come mai si parla soltanto della Fininvest? Si parla soltanto della Fininvest, Presidente, perché il signor Dell'Utri ha messo la Fininvest nelle mani dell'associazione mafiosa. Ha messo Berlusconi nelle mani dell'associazione mafiosa. È stato lui a creare il canale, perché in realtà non c'era nessun altro motivo di arrivare ad un comportamento di questo genere. Si poteva semplicemente pagare, invece no, non c'è stato soltanto il pagamento, Presidente. C'è stato il tentativo, che per un certo periodo è andato bene e poi non più, di far diventare questa impresa un'impresa amica. Questo era quello che voleva fare Dell'Utri. Ma Dell'Utri, Berlusconi non sapeva quali sarebbero state le conseguenze, ma Dell'Utri lo sapeva. Dell'Utri sa perfettamente che è un'impresa che diventa impresa amica è un'impresa che difficilmente si può ritirare poi, o che comunque subirà una serie di conseguenze. Ed è quello che succede. Attentati, minacce, deve andare in Spagna, e tutta una serie di altre avvenienze che abbiamo detto la scorsa udienza. Quindi, in queste dichiarazioni che abbiamo detto, Dell'Utri non ha potuto negare una verità che emergeva con chiarezza dagli atti. Quelle frasi lui, a Rapisarda, le aveva dette veramente. Questo Rapisarda così poco credibile per la difesa, e certamente è una persona, siamo d'accordo anche noi, da prendere con le pinze, però queste cose Rapisarda le aveva sentite veramente, non se le ha inventate, ce lo dice Dell'Utri.
e lo stesso Rapisarda l'aveva fedelmente riportato all'autorità giudiziaria milanese. Le minacce cessano, ma le minacce cessano perché venne condotta questa trattativa. E in questa trattativa dell'Utri non è un tramite imparziale. È un servitore di due padroni, potremmo dire. È un soggetto che tiene il piede in due scarpe, per usare un'altra terminologia. E per terminare, come chicca, diciamo, delle dichiarazioni rese da dell'Utri, nella migliore tradizione degli interrogatori degli indagati per l'associazione mafiosa, ma indubbiamente da un senatore non ce l'aspetteremmo, gli chiesto di spiegare il motivo per cui le minacce non vennero neanche denunciate alla polizia, perché così ha detto il senatore dell'Utri, dell'Utri ha risposto, laconicamente, così si decise. Credo che nessun associato mafioso avrebbe saputo far di meglio. Un'altra parte, e questa è la prima parte, diciamo, delle, cronologicamente, ma un'altra parte, prima di concludere, diciamo, tutta questa parte, va dal 74 al 76, dobbiamo affrontare più specificamente, l'abbiamo fatto soltanto genericamente, il sequestro d'Angelio, non tentato sequestro, come si è detto più volte errando, ma sequestro avvenuto effettivamente e poi fallito. E più che altro, nell'ambito di questo procedimento, abbiamo sentito vari collaboratori che ci hanno parlato non soltanto del sequestro d'Angelio, ma ci hanno parlato anche di una serie di altri sequestri che venivano compiuti dall'associazione mafiosa nel milanese. Ci hanno detto essenzialmente che all'inizio degli anni 70, più che occuparsi di droga, ecco, non era ancora il periodo della droga, essenzialmente, ma era più che altro il periodo dei sequestri di persone. Sequestri di persone che in un primo tempo vennero così vietati in terra siciliana, ma erano certamente ammessi all'estero, diciamo così, o comunque in continente. E di queste cose ci parla, per esempio, ci ha parlato per esempio il Di Carlo, Francesco Di Carlo, che il 12, che il 16 febbraio del 1998, alle pagine 276-287 della trascrizione, ha detto, proprio specificato, che Cosa Nostra era pienamente interessata al settore dei rapimenti. Cominciarono a fare sequestri anche in Sicilia, cominciarono con questo vassallo, dice, in ogni caso, fuori dalla Sicilia potevano farli. Parla in particolare di un sequestro, un tale Denora, e parla, ci parla di Carlo Francesco, anche dei soldi provenienti dai sequestri di persone e da altre attività illecite. Ci parla, nella fattispecie, anche di soggetti che si occupavano di riciclare questi soldi e ci parla di Pino Mandalari, soggetto di cui più volte abbiamo parlato in questo procedimento, anche perché il nome Mandalari è presente nelle agende di dell'Utri. E di questi fatti, cioè di questi sequestri, parlano anche Giuseppe Marchese e Gaspare Mutolo, che abbiamo sentito in questo procedimento. Presidente, io di Carlo non ho letto quasi niente relativamente a questi fatti. Verrà poi specificamente tutto questo riportato, la parte che per noi è interessante, chiaramente, nella memoria che depositeremo. Per quanto riguarda Giuseppe Marchese e Gaspare Mutolo, anche essi parlano di sequestri. Si parla dell'attività svolta da Cosa Nostra milanese, appunto, nel campo di sequestri di persone, al reinvestimento degli illeciti proventi di questa attività nel settore edilizio, normalmente effettuata, a un progetto di sequestro in danno del figlio di Silvio Berlusconi, comunque quindi un familiare del Berlusconi, ovvero direttamente anche di quest'ultimo, progetto rientrato grazie all'interessamento di esponenti di Cosa Nostra di Palermo, alla necessaria instaurazione di un rapporto con Cosa Nostra tale da eliminare o ridurre le pretese estorsive nei confronti di Berlusconi. Quindi anche in queste dichiarazioni, come vediamo, troviamo dei riscontri a quelle che abbiamo sino ad ora trattato. E in particolare Marchese Giuseppe, che abbiamo sentito all'udienza del 9 febbraio del 1998, in particolare il cartaceo che ci interessa da pagina 37 a pagina 43, parla di alcune dichiarazioni che ebbe a fargli Asaro Illuminato. Che cosa gli dice questo catanese? Gli dice che noi palermitani un giorno eravamo intervenuti per non fare sequestrare il figlio di Berlusconi, perché era una cosa che interessava a noi paesani. I catanesi, sì, Jimmy Miano, avevano avuto, non so il periodo, non so quando è stata questa cosa, loro avevano progettato, il loro gruppo aveva intenzione di sequestrare il figlio di Berlusconi.
c'è stato un intervento dei paesani nostri, i nostri palermitani, che dicevano che era una persona che interessava a loro e non si poteva fare questo sequestro. E poi, vabbè, specifica, paesani vostri, si riferiva chiaramente a Cosa Nostra di Palermo. E dice anche che Benedetto è una persona che interessa a me. Quello che sa che è una persona che interessa a me, se lo deve mettere a lavorare. Il caso Berlusconi, posso pensare che c'erano delle persone di Cosa Nostra che avevano contatti diretti con lui direttamente, che se loro facevano un sequestro del genere si poteva creare una guerra o si poteva creare uno sgarro nei confronti dei palermitani, se ci avevano un buon rapporto. Viene chiesto quando è avvenuta questa conversazione, la conversazione avviene nell'88 all'incirca e dice anche le persone che erano presenti alla conversazione. Quindi, secondo Marchese, secondo quello che avvenne a conoscenza di Marchese, i catanesi avevano progettato di sequestrare il figlio di Berlusconi, questo progetto fu revocato per interessamento di Cosa Nostra palermitana. E anche in questo caso abbiamo una consonanza con le dichiarazioni di Rapisarda, perché l'uno e l'altro, sia Marchese che Rapisarda, riferiscono di minacce a Berlusconi che cessarono perché vi era stata una mediazione con esponenti mafiosi. Oltre questo abbiamo le dichiarazioni di Mutolo Gaspere, e qua che cosa dice Mutolo? Mutolo ci riferisce, e qua cominciamo a parlare del sequestro di Angelo, ci riferisce del sequestro di un nobile, qui erano interessati Bontate Stefano, Carlo Giuseppe, e di cui Mangano era il basante, questo è il termine che viene utilizzato da lui, verrà utilizzato anche da un altro collaboratore, vedremo, c'era il basista. Ancora ha detto di essere stato coinvolto in un progetto di sequestro di colui che aveva già costruito Milano 2, e dunque Berlusconi, progetto in cui era coinvolto Grado Antonino, ed erano interessati Bontate Stefano, Gaetano Badalamenti e Masino Scaduto. Dice poi lui che i capoccioni di Cosa Nostra, così li chiama, cioè i suoi capi, avevano deciso di non fare più il sequestro. Nella fattispecie, il Presidente, si tratta del verbale del 18 maggio, se riesco a trovare, del 18 maggio del 98, da pagina 13 a pagina 18 e poi successivamente a pagina 34 a pagina 38. E cosa ci dice Mutolo Gaspare? A parte il fatto, appunto, in generale sui sequestri che venivano fatti nel Milanese, eccetera, ho saputo che uomini della famiglia di Stefano Bontate, uomini della famiglia di Pippo Calò, avevano sequestrato a un nobile, a una persona molto facoltosa a Milano, però non riuscirono a portarlo via perché hanno sbattuto con la macchina e quindi hanno scappato tutti. Io leggo la trascrizione, Presidente. Anche il sequestrato scappò, tanto che questo tentativo di sequestro lo pagò soltanto un certo Piero Vernengo, un mafioso della famiglia di Stefano Bontate, perché nella confusione ha perso la patente, c'era il nome Fasullo e la fotografia che era la sua. Però allora si prendeva poco per questi sequestri di persone. Mi ricordo che il massimo della pena era 8 anni, e siccome Pietro Vernengo era soltanto un tentativo, mi sembra che aveva preso 4 anni e mezzo, 5 anni, insomma, qualche cosa del genere. Io ne parlai con Vittorio Mangano, anche se dopo io ho avuto modo di parlarne anche con Pietro Vernengo, perché una volta che aveva patentino, ma con Vittorio Mangano, un uomo d'onore della famiglia di Pippo Calò, siamo scesi nei particolari. Diciamo, era un nobile in quella villa dove fu prelevato, una villa dove si riunivano a volte tanti personaggi importanti, che questo Mangano era là tipo guardiano, ma più che un guardiano era un esperto di cavalli, si interessava a diverse persone a comprare, a valutare cavalli. Lui mi disse che lui era il basante, perché lui portò la battuta, perché lui abitava, aveva questi grossi personaggi, questi proprietari terrieri, aveva le fattorie in cui si dedicavano una distaccata del podere, dove loro abitavano per i guardiani, per questi personaggi. Quindi l'organizzatore fu Mangano. Altri personaggi che mi ricordano questo Pietro Vernengo, Pietro Mafara, della famiglia di Ciaculli. Ora vi sono i fratelli Graviano, c'era Nino Grado, uomini d'onore della famiglia di Stefano Bontate e di Pippo Calò. Poi gli si chiede di un sequestro che riguardava Berlusconi, di un progetto di sequestro. Di questo progetto ero interessato anche io. Era, diciamo, l'uomo che aveva fatto la Milano 2, c'era già un gruppo di persone pronte per sequestrarlo. Queste battute le aveva preso un certo Antonino Grado, un uomo d'onore della famiglia di Stefano Bontate, una persona che abitava là a Milano. Tutti assieme non se ne fece più niente, ma addirittura siamo rientrati tutti e mi ricordo che io non ho partito più per alcuni sequestri e dopo ho saputo così, insomma, che quell'impresario che aveva fatto la Milano 2 era Silvio Berlusconi.
E poi riferisce anche i nomi dei soggetti. Allora, quelli fissi che avevano il compito di controllare tutte le mosse dell'industriale erano Antonino Grado, Nicola Milano, un mafioso della famiglia Lippo Calò, i fratelli Guzzardi, Franco Mafaro, Pietro Vernengo e Tommaso Scaduto. Erano tante persone e c'era un interesse forte, diciamo, per sequestrare a questa persona che aveva fatto Milano 2. Gli si chiede, lei sa chi è che prese la decisione di non perseguirlo più? Le venne detto? Guardi. Allora dice, c'era il triunvirato, Luciano Liggio, Stefano Bontate e Gaetano Patalamenti. Non è che soltanto una persona poteva dire non lo tocchiamo più perché è amico mio. Certamente è stato il volere e il consenso di tutti i capoccioni. E quindi possiamo dire, anche da questo punto di vista, sulla base delle dichiarazioni di Mutolo, che richiama il triunvirato, che rileva e risalta la presenza, certamente, tra queste persone che lui richiama, di Stefano Bontate, oltre che chiaramente Luciano Legge e Gaetano Badalamenti. E non possiamo non ricordare come sulla base delle altre dichiarazioni che abbiamo fino ad ora esaminato, Dell'Utri in quel periodo aveva rapporti con Stefano Bontate e aveva la possibilità, e lo ha fatto come abbiamo visto, di mediare proprio con il Bontate. Questo lo diciamo e dobbiamo specificare relativamente alla dichiarazione di Mutolo, che è stato contestato dalla difesa, che in un primo tempo Mutolo non aveva reso integralmente queste dichiarazioni. In realtà Mutolo parla immediatamente del progetto di sequestro dell'imprenditore di Milano 2, non identificandolo. Si trattava certamente di un interrogatorio, tra parentesi la data è particolarmente significativa, 30 marzo 1994, praticamente a due giorni dalle elezioni del 27 e 28 marzo 1994. Per questo, ufficio ritenne di ritornare, perché certamente dire che non si sapeva chi fosse il soggetto che aveva costruito Milano 2 già era certamente una cosa che faceva in qualche modo insospettire, e anche la data, devo dire. E vennero rese le altre ulteriori dichiarazioni, sono quelle che poi sono state riportate fedelmente a dibattimento, tant'è vero che da questo punto di vista non è stato, diciamo così, contestato nulla da parte della difesa. A nostro avviso queste dichiarazioni sono perfettamente riscontrate dalle altre e perfettamente credibili nel loro contenuto. Vedremo oltretutto che sono confermate da una serie di altri soggetti, tra cui lo stesso Contor, che è stato richiamato in qualche modo. Andando poi specificamente al progetto, al sequestro d'Angerio, chi ce ne parla specificamente, ci spiega un pochettino il perché di questo sequestro d'Angerio, perché certamente una delle cose, uno dei fatti, delle circostanze che dobbiamo affrontare immediatamente, per quale motivo, una volta che Vittorio Mangano arriva, l'abbiamo detto alla scorsa udienza, nel luglio del 1974, per quale motivo nel dicembre del 1974 vi è questo sequestro d'Angerio? Come si spiega questo sequestro d'Angerio? Visto soprattutto nell'ottica, come abbiamo detto prima, e come ci ribadiranno altri collaboratori, che in realtà tutto questo era stato organizzato proprio dal Mangano, come del resto Berlusconi capisce subito. Perché? Perché ce lo spiega un collaboratore che abbiamo sentito in questo procedimento, Giuffre Antonino, il 7 gennaio del 2003 lo abbiamo sentito. In particolare, nel cartaceo, da pagina 151 a pagina 160, e poi da pagina 157 a pagina 159. Cosa dice Giuffrè? Dice di aver sentito da Michele Greco, quindi soggetto certamente di primario rilievo all'interno di Cosa Nostra, alla fine degli anni 70, un soggetto attraverso di cui lui aveva gestito in qualche modo la latitanza in quel di Caccamo, e vi era stato un progetto di sequestro di Berlusconi, ci dice Giuffrè, che Dell'Utri aveva fatto conoscere Mangano a Berlusconi in relazione alla paura di quest'ultimo di essere sequestrato. Ci dice che il sequestro d'Angerio era stata una messa in scena per far avvicinare di più Mangano a Berlusconi e che sin da allora gli associati mafiosi avevano in Dell'Utri un punto di riferimento. Ci dice anche che, sempre a dire di Michele Greco e a conferma di quanto riferito da Di Carlo e Galliano, Berlusconi aveva incontrato personalmente Bontate Stefano.
E andiamo proprio alla dichiarazione, leggiamo queste dichiarazioni. Cioè, lei ha parlato di Mangano Vittorio, le volevo fare una domanda ulteriore, questa è la mia domanda. Allora, lei appunto ha detto che prestava servizio presso la villa di Arcole. Volevo sapere se lei sa in che modo è nato questo rapporto di lavoro. Dice, è un periodo questo, dice, difficile, sono molto tempo fa, dice, era un periodo questo in cui nella zona di Milano vengono fatti molti sequestri. Di questi discorsi ne ha parlato Michele Greco, cioè, come le dicevo, siamo nella metà degli anni 70 a Milano e nei dintorni vengono fatti molti sequestri da parte della mafia siciliana e uno degli obiettivi è appositamente il signor Berlusconi. Cioè era, a essere sottoposto, era molto preoccupato che potesse essere lui o qualche suo familiare, forse in modo particolare suo padre, sequestrato. E veda questa, avendo un lontano ricordo, in quel periodo già l'onorevole Dell'Utri era in contatto con il signor Berlusconi. Appositamente a causa, signor procuratore, di questa paura, Dell'Utri stesso lo aveva, si era interessato a fargli conoscere a Vittorio Mangano. Diciamo che questa è una conoscenza un pochino superficiale, successivamente ci sarà un fatto che, se vado bene con la memoria, lascerà il segno nel signor Berlusconi. Dietro il suo cancello avverrà un sequestro, cioè c'era una persona, un suo amico, che era andato a trovare Berlusconi all'uscita del cancello, era stato sequestrato. Tutto questo era stato creato un pochino artigianalmente, cioè, forse lo dico artificiosamente, cioè come una messa in scena, appositamente per intimorire il signor Berlusconi, per farlo mettere, diciamo, un pochino qualcuno a più stretto contatto con il signor Mangano. E queste cose, gli si chiede, ma lei queste cose come lo sa? Me le disse Michele Greco. Poi gli si chiede, siccome lui nelle dichiarazioni inizialmente aveva fatto riferimento a una persona inserita all'interno del gruppo che era nel, diciamo, in stretti rapporti con associati mafiosi, e dice, sapevamo di Mangano che era alle dipendenze di Berlusconi, su questi discorsi li sapevamo già da molto tempo, c'era un certo contatto tra Cosa Nostra e appositamente Berlusconi, grazie appositamente alla persona che aveva direttamente in casa, diciamo. Poi vi erano altre persone che avevano i punti chiave della sua amministrazione. E nell'identificazione di queste persone, poi dice, quello che riesco a ricordare è Marcello Dell'Utri. E poi dice, tra le persone che in quel periodo in cui Mangano è stato assunto presso la villa di Arcole, ci si diceva, c'è un discorso sempre fatto da Michele Greco, sia Stefano Bontate che altre persone a lui vicine, di tanto in tanto, con la scusa di andare a trovare Mangano, si incontravano con Berlusconi. E questo è importante. Importante, Presidente, perché prima di tutto proviene da una persona di estremo rilievo all'interno di Cosa Nostra, ma soprattutto perché la fonte di questa persona è a sua volta una fonte in quel periodo di estremo rilievo all'interno di Cosa Nostra, cioè soggetti che avevano delle notizie che non necessariamente dovevano essere a conoscenza di tutti gli associati mafiosi. Ecco, un associato mafioso come Mutolo, per esempio, non necessariamente poteva essere a conoscenza di questi retroscena. E quindi si comprende, da quello che ha detto Giuffrè, perché solo alcuni soggetti conoscevano i motivi reali di questo sequestro d'Angelo e del perché poi viene ritirato anche l'eventuale sequestro nei confronti del Berlusconi o di suoi familiari. La necessità è quella che vedremo e il modo di operare è sempre lo stesso, Presidente, perché lo vediamo adesso, siamo nel 1974, lo vedremo nello stesso identico modo nel 1990. E lo vediamo ogni giorno, l'abbiamo visto ogni giorno nei processi palermitani, quando l'associazione mafiosa ha bisogno di far cambiare la marcia, diciamo così, a un rapporto con un soggetto, l'ho detto all'inizio, utilizza l'unica lingua che conosce, e l'unica lingua che conosce l'associazione mafiosa è quella della violenza, e questa, la forza dell'associazione mafiosa è proprio questa. E dunque mette sul piatto della bilancia, nei confronti di un imprenditore, questo. E che cosa fa quindi nei confronti di Berlusconi? Non scordiamoci che, come ha detto Di Carlo, abbiamo riportato alla scorsa udienza, alla fine dell'incontro, questo che venne fatto nel 1974, presso la sede della Deal Nord, Bontate aveva espressamente richiesto, perché certamente Bontate va a Milano per quale motivo? Per garantire Berlusconi, voleva chiaramente qualcosa. Voleva disponibilità a investire in Sicilia, disponibilità che non era stata mostrata, non era stata mostrata nei termini che voleva Bontate, cioè era stato, diciamo, un po' tirata. E non c'era stata poi successivamente. E allora ecco la necessità di cambiare marcia in questo rapporto, ecco il motivo di questo sequestro, ecco il motivo di avvicinare di più
Ce lo dice lo stesso Cucuzza, del resto. Mangano spiegò il principio per cui poi successivamente andò a lavorare nella villa di Arcore. Avevano messo delle bombe a persone comunque riconducibili a Berlusconi, o comunque a persone che Berlusconi avrebbe sentito sicuramente il rumore di questi attentati. E si sarebbe premunito a prendere qualcuno per garantirsi comunque di non essere anche lui obiettivo di queste bombe. E tutto questo ci ricorda con assoluta chiarezza quell'attentato del 26 maggio 1975, questo è quello che conosciamo, probabilmente me ne sono stati degli altri che non conosciamo, vista l'abitudine a non denunziarli, alla villa di Via Rovani 2, sede di rappresentanza dell'Edil Nord. Attentato che avviene a soli 6 mesi dal sequestro d'Angerio e che certamente impensierirebbe chiunque, impensierisce anche Berlusconi. E di questi fatti relativi al sequestro d'Angerio hanno parlato una serie di altri collaboratori. Cominciamo con Cancemi Salvatore, che all'udienza del 26 gennaio del 98, è proprio un accenno quello che fa Cancemi, che è comunque soggetto che conosceva benissimo il Magno. Fa riferimento a persone che stavano nella tenuta, stiamo parlando di Arcole. Parlo di Vittorio Mangano, dice lui, Francesco Mafara, Nino Grado, Gaetano Grado, Salvatore Contorno, lui dice Salvatore Contorno, vedremo poi che Contorno dice di non essere lui. Vittorio Mangano mi diceva che lui là era il padrone di questa tenuta, l'aveva tutti nelle mani, erano questi soldi. Io addirittura mi ricordo, un giorno mi ha fatto vedere un malloppo di carta 100.000 lire dentro le calzette, c'era l'elastico, mi diceva che erano soldi di traffico di droga. Mi ha raccontato che hanno fatto un sequestro, era questo il punto a cui volevo arrivare, sono andati a sbattere con la macchina, sono scappati, mi ha raccontato pure che queste cose, che questo sequestrato lo doveva portare in questa tenuta Berlusconi, questa tenuta di Monza, lui mi parlava di questa tenuta, ha dei ricordi un po' vaghi, devo dire, però quello che è importante e che ci interessa è che ricorda con assoluta chiarezza che Vittorio Mangano fa una dichiarazione, diciamo, di colpevolezza, nel senso che dice hanno fatto un sequestro, Mangano fece questo sequestro in qualche modo. Lui mi diceva che lui lavorava là con la droga, hanno fatto questo sequestro, parlava di questo sequestro, mi ha fatto vedere i soldi nella calzetta che teneva fermi, queste cose qua. E dicevo, abbiamo sentito in questo procedimento, non è merito nostro ma della difesa, abbiamo sentito Contorno Salvatore, che pure dopo tanto tempo ha reso alcune dichiarazioni su questi fatti. E ci ha reso delle dichiarazioni che sono estremamente rilevanti. È stato sentito il 7 luglio del 2003 e ha riferito proprio il sequestro d'Angeri, proprio su domanda della difesa anche. Se non ricordo male, dice Contorno, dal 70 al 73 era stato latitante a Milano, dice che si incontrava con altri associati al bar di via Washington, che è lo stesso che richiamerà anche la Piana Vincenzo, che aveva sentito parlare dell'Utri, da Mangano Vittorio, da Vernengo Pietro e dai Pullarà, che non era mai stato personalmente ad Arcore, questo lo specifica e lo sottolinea più volte, che Mangano era appassionato di cavalli ed era in affari con Grado nel campo degli stupefacenti, che in quel periodo frequentava Milano un soggetto a lui omonimo, Pippo Contorno, che era anch'egli della famiglia di Santa Maria Gesù e in stretti rapporti con i Pullarà, che Contorno aveva sposato una Citarda, sorella di un uomo d'onore della famiglia di Viale Lazio, così come Mimmo Teresi, come avevano sposato delle Citarda, Mimmo Teresi, Giovanni Pontate e Pinuzzo Albanese, che Pietro Vernengo aveva tentato un sequestro a Milano, il sequestro d'Angerio, insieme a Mangano, che era il basante, anche lui si utilizza questa terminologia, insieme a Vernengo Giuseppe, insieme a Vernengo Antonino e a Grado Antonino, come gli disse anche Grado Antonino subito dopo essere tornato dal sequestro, dal fallito sequestro, Grado Antonino era suo cugino, che non aveva parlato prima di queste cose in quanto non voleva fare la fine di Sindona ed era intimorito dall'importanza dei personaggi che doveva citare. Questa è una cosa che tratteremo più volte in questo procedimento, perché a differenza, e l'ho detto già il collega che mi ha preceduto nell'esame, a differenza di quello che ha voluto far aprire la difesa, che quasi ci fosse una gara a insignire di chissà quali meriti tutti i soggetti che parlavano dell'Utri, è esattamente vero il contrario, cioè che così come per altri soggetti di rilevante importanza, così come è successo nel passato, l'aver parlato, l'aver toccato questi fili
porta esattamente e soltanto problemi e non e nessun tipo di favori. Che nella vicenda, ancora ha detto il contorno, che nella vicenda Mangano Dell'Utri c'entrava anche Cina Gaetano, uomo d'onore della famiglia di Viale Lazio, che anche tramite Stefano Bontate aveva fatto entrare Mangano ad Arcole per proteggere Berlusconi dai sequestri. Gli vengono poi fatte altre domande su Palino Bontate, che è il padre di Bontate, capofamiglia di Villa Grazia, ancora sul fatto che Bontate Stefano faceva riunioni presso la sua villa mentre Mimmo Tresi abitava in Viale Lazio, a vedere le circostanze di contorno, e poi anche questa è una circostanza inizialmente di contorno ma importante, perché poi abbiamo sentito questo soggetto in questo procedimento che le riunioni che faceva Bontate Stefano, che faceva Mimmo Tresi, erano frequentate anche da persone per così dire esterne, di cui, tra cui anche Pippo Montaperto, giornalista del Giornale di Sicilia, che lo ha confermato, è stato sentito in questo procedimento e poi ci ha rivelato una serie di questioni di grande importanza. E allora, leggiamo un attimo queste dichiarazioni di contorno, e sono, l'ho detto, l'udienza del 7 luglio del 2003, da pagina 32 a pagina 37, da pagina 40 a pagina 52, e da pagina 109, no, da pagina 111 a pagina 113. E allora, sono domande della difesa, e ce l'hai mai conosciuto una persona a nome Marcello Dell'Utri? No, questo Marcello Dell'Utri ne ho sentito parlare, ma non lo conosco di persona. C'era Vittorio Mangano che abitava a Villa Arcore, ci faceva lo stalliere a Berlusconi, a Silvio Berlusconi ci faceva lo stalliere, uomo di fiducia della fattoria. Io parlo, ne ho sentito parlare pure tempi a Milano, perché questo Vittorio Mangano abitava di là. Noi tutti i giorni ci vedevamo con Vittorio Mangano, perché era un compari di mio cugino Nino Grado. Tutti i giorni ci vedevamo quando ero là e sapevamo questo particolare. Parlo degli anni 70, 71, 72, fino al 73, se non erro. Chiaramente ricordo fallace, in quell'epoca c'era Vittorio Mangano, c'era Pietro Vernengo, c'era Giovanni Pullarà, c'era Ignazio Pullarà, che era il fratello di Giovanni Pullarà, erano diversi che stavano là. Dopo, di precisione, non ricordo più i fatti perché anni sono pure passati. Dice, viene fatta la domanda, dice chi è che quindi gli aveva parlato di Dell'Utri, dice tutte queste compagnie che ho nominato me ne hanno parlato. Il difensore arresta qua, diciamo, la sua analisi delle dichiarazioni, il suo esame del contorno, e poi successivamente perché essenzialmente si basa, visto le dichiarazioni che aveva cominciato a rendere contorno, comincia a fare dichiarazioni sulla perdita del programma di protezione, che è fatto noto a tutti, è inutile parlarne. E Contorno dice di vivere di povertà e non fa altre domande specifiche su questo punto, e viene poi nel momento dell'esame del pubblico ministero, dice lei ricorda se Mangano, cosa facesse Mangano in quegli anni, e quindi Mangano, lui dice, è appassionato di cavalli, frequentava l'ippodromo di Milano, faccio una specie di riassuntino, era in affari per quanto riguarda la droga con i suoi cugini, con i cugini Grado, cugini suoi di contorno. Parla, come l'abbiamo detto, di Giuseppe Contorno. Parla, ecco qua, del sequestro d'Angelio. Sente, in relazione a questo fatto l'avrei perso un documento, perché parlava di un altro soggetto che aveva perso un documento. Ricorda altri episodi avvenuti per altri uomini d'onore o soggetti legati a Cosa Nostra in cui erano stati persi dei documenti in relazione alla commissione di alcuni reati? E Contorno dice, quando hanno fatto il sequestro, hanno tentato un sequestro a Milano, c'era Mangano, c'era suo cugino Pippo Sarda, Vernengo Giuseppe, c'era Nino Vernengo, mio cugino, Nino Grado, Grado Antonino. Pippo Sarda ha detto di suo nome Vernengo, cioè esattamente alla rovescia, ma comunque, così ha dichiarato.
hanno preso parte a questo sequestro dopo che c'era la nebbia, hanno incidentato cose, quello è scappato, hanno fatto la denuncia dei documenti per Nengo Pietro. C'era proprio smarrimento di documenti. Senta, lei come fa a sapere queste cose? Tramite mio cugino Nino, grado Antonino. E Mangano era il basante. Abitava lì dentro, vedeva tutta la gente che andava a Berlusconi dal proprietario. Con Mangano, era pure di casa. Mangano ci ha venduto pure un GT 1300 bianco, eccetera. E sul fatto del perché soltanto adesso riferisse queste circostanze, in realtà bisogna dire, lo abbiamo fatto rilevare, che in altro verbale, nel verbale di un altro procedimento, qualche anno fa, non riesco in questo momento a trovare la data esatta, comunque si tratta, se non ricordo male, degli anni 90, comunque del 2000, lui aver detto questa frase che gli viene contestata e che lui conferma: in questo particolare fino ad oggi sto collaborando dicendo fatti che non avrei detto di omicidi, lei si figura, lei di questo fatto mio rivelato da poco tempo, perché non sono voluto entrare sia del fattore Berlusconi di Milano, non sono voluto entrare sia del dottore Andreotti, perché io conoscendo le personalità non mi sono voluto mettere in mezzo, perché a quest'ora avrei fatto la morte di Sindona. E allora lui mi viene contestato questa cosa che aveva detto in questo verbale e dice: mi ricordo di avere detto questo, e mi fermo là, signor Pubblico Ministero. Per il resto abbiamo detto le cose importanti che ha riferito Contorno, è inutile rileggere nuovamente le dichiarazioni perché le abbiamo riportate quasi testualmente. L'unica cosa che volevo sottolineare è appunto il riferimento a Gaetano Cinà. Gaetano Cinà, vicino a Mangano e a Dell'Utri. Ecco, l'udienza, Presidente, l'ho trovato finalmente, è del 21 gennaio 2000, questa udienza in cui aveva fatto questo riferimento alle dichiarazioni che poi ha reso in questo dibattimento. Su domanda poi dell'avvocato Di Naglia, l'avvocato di parte civile: signor Contorno, lei sa com'è che il signor Mangano era diventato un uomo di fiducia in Marcello Dell'Utri? Com'è diventato non lo ricordo più. È stato tramite Stefano Bontate, tramite questo Cinà, a farlo entrare in questa azienda. Non mi ricordo più il particolare, però praticamente tra Stefano Bontate e questo Cinà ci hanno trovato questo posto a lavorare. Come l'ho saputo, in mezzo alla loro stessa famiglia, Stefano Bontate è capo mio, Vittorio Mangano, eravamo amici, compare mio cugino, eravamo sempre insieme. Come si parte da Palermo, arriva a Milano e va a trovare una villa in una tenuta e se ne va lì dentro a lavorare. Non è che di tutti i giorni trovare un'occasione del genere. Per raccomandazione, andate a finire là dentro. Lei adesso dice che è molto vicino a Stefano Bontate, gli chiede l'avvocato Di Naglia, ma Bontate non andava solo a Milano. Gli viene chiesto se Bontate andava a Milano. Bontate non andava solo a Milano. Bontate, pure quando era soggiornato, andava da tutte le parti, dove gli sembrava. Perché non c'erano controlli, perciò non è che è una novità a Milano o altre città. Andava da tutte le parti Bontate, come facevo io da soggiornato. E poi, a domanda sempre specifica, quando lui viaggiava mi diceva perché andava a Milano, si vedevano tra uomini d'onore, si incontravano, ci vedevamo, non è che so i motivi, perché andava, non lo so, andava, girava. E gli viene chiesto sempre l'avvocato Di Naglia: ricordo se c'erano rapporti tra Di Carlo e Bontate, buonissimi, buonissima, rapporti stretti. E su domanda del Presidente, poi il Presidente ha domandato specificamente se sapeva se Mangano commettesse reati, degli illeciti, con altre persone che stavano pure a Milano, con i Grado, con i Vernengo. E lui dice di sì, fa un riferimento proprio a un reato specifico. Dice: era già uomo d'onore il Mangano, chiede il Presidente. Dice ancora non era uomo d'onore, ma prima che diventa una persona uomo d'onore, signor Presidente, prima ci provavano per entrare in questa comunità, diciamo. Sì. E
Presidente e poi fa delle domande specifiche sull'eventuale partecipazione del contorno a questa, al sequestro d'Angeri, perché sulla base di risultanze istruttorie acquisite in questo dibattimento. Signor Presidente, io in questo sequestro non ci sono partecipato, non ci sono andato, l'ho saputo al ritorno che hanno fatto il sequestro, cioè il discorso essenzialmente che fa contorno, al di là appunto del merito, diciamo, riportiamo solo il suo discorso, è questo, cioè io ero a Milano, non ci sono andato, immediatamente al ritorno, quindi era nella stessa casa con Nino, con il suo cugino, che partecipa invece a questo fatto, ed immediatamente ne viene a conoscenza. Dice, quando è ritornato mio cugino, insieme al quartiere Zingone avevamo un appartamento là e lui veniva a dormire là e ci ha raccontato che hanno avuto i guai e hanno avuto l'incidente. Lei in quel momento era a Milano, ero a Milano. E ancora, lo abbiamo citato poco fa, proprio per il discorso del bar di via Washington, rende dichiarazione sul sequestro d'Angerio anche Vincenzo Lapiana. Vincenzo Lapiana è il soggetto, di cui poi più avanti faremo la scheda, cioè il soggetto rilevante, vicino a più uomini d'onore, è certamente impegnato nel traffico di stupefacenti, è stato condannato per questi reati, e ha una particolarità, cioè quella di essere soggetto legato, in qualche modo, dal punto di vista personale, a Giordano Alberti. Il Lapiana in particolare dice di aver sentito parlare dai Grado di questo reato. È inutile appunto che diamo lettura specificamente, lo citiamo semplicemente, il cartaceo è quello del verbale del 15 gennaio del 2001. Da pagina 20 a pagina 25 Lapiana Vincenzo appunto dirà di aver sentito proprio in questo bar di via Washington parlare di questo reato da parte dei Grado. E in ultimo, per quanto riguarda i collaboratori, perché come vedremo per quanto concerne questo sequestro, vi sono altre fonti probatorie certamente di grande rilievo, vi sono altri due collaboratori che hanno reso delle dichiarazioni e che dobbiamo esaminare in qualche modo, anzi non collaboratori, chiedo scusa, vi è un collaboratore che ha reso delle dichiarazioni e poi vi è un test che ha reso le dichiarazioni. Questi due soggetti, lo vedremo perché, li riteniamo in qualche modo non attendibili in queste loro dichiarazioni e specificheremo per quale motivo. In primo luogo stiamo parlando delle dichiarazioni che ha reso Buscetta, su questo punto veramente minime, perché che cosa dice Buscetta? Buscetta riferisce di aver frequentato Milano in questi anni, di aver frequentato una serie di uomini d'onore, di aver conosciuto in carcere Pietro Vernengo, unico arrestato per il sequestro d'Angerio, e richiesto se Vernengo gli avesse mai parlato di questo sequestro, ha fatto prima un'ammissione, possiamo dire involontaria, poi lo vedremo e lo tratteremo più avanti, questo tema della decisione di Buscetta di non rendere dichiarazioni in questo dibattimento, esattamente per gli stessi motivi per cui Contorno diceva non voglio fare la fine di Sindone, cioè per la stessa paura a rendere dichiarazioni su soggetti potenti, e lo vedremo perché è stato proprio tema probatorio di questo dibattimento, riferisce ricordi confusi, dice prima, riferisce sì, Vernengo me ne parlò, poi dice sì, solo argomento, poi si ferma, ricorda e dice ma non mi ricordo chi, perché anzi, per essere sincero, forse non me lo disse nemmeno. E queste dichiarazioni di cui parlo io sono il cartaceo dell'1 febbraio del 99, da pagina 23 a pagina 28, parla anche chiaramente di Pietro Vernengo, di rapimenti a Milano. Abbiamo sentito un altro test, un test per così dire difensivo, certamente, su questo punto, ed è il dottore Confalonieri. Il dottore Confalonieri lo abbiamo sentito il 31 marzo, grazie avvocato, del 2003, a Milano, e ci ha riferito di una serie di cose. Affrontiamo qua integralmente appunto le dichiarazioni che ci ha reso, al di là dell'attendibilità o meno del racconto che ci fa. Cosa ci dice Confalonieri? Confalonieri ci dice che Dell'Utri è stato assunto da Berlusconi dopo circa 6 mesi della sua assunzione all'Edil Nord, che lui ricorda con precisione, appunto dice, domani saranno 30 anni. Eravamo appunto il 31 marzo, quindi il 1 aprile del 1973 venne assunto.
il dottore Confalonieri. La villa Casati era abitata da Berlusconi dalla Pasqua circa del 1974. Dell'Utri si occupava della villa e anche dell'arredamento. Mangano era stato scelto da Dell'Utri perché lui conosceva solo siciliani, essendo appena arrivato a Palermo. Ancora ci dice che non ricorda bene perché Mangano andò via, ma ritiene di sua iniziativa. L'istruttore aveva detto con certezza di sua iniziativa, ma comunque in ogni caso lo ribadisce. Ciò avvenne qualche tempo dopo il sequestro d'Angerio, dice circa nell'inverno del 75. Era presente egli stesso la sera del sequestro d'Angerio e alla scena precedente erano presenti Attilio Capra, con la sorella di Marina Doria, Berlusconi, sua moglie, D'Angerio con la moglie, il principe D'Angerio con la moglie, e il figlio e Dell'Utri. E nonostante avessimo in qualche modo contestato in senso tecnico chiaramente, le risultanze dibattimentali, ci dice che non era presente Mangano a questa scena. Ci dice che Berlusconi aveva poi ricevuto minacce di sequestro nel 75, aveva portato la famiglia prima in Svizzera e poi in Spagna e che quindi era tornato, aveva assunto delle guardie del corpo e poi ci dichiara, e qua per questo diciamo che non abbiamo grande fiducia nell'attendibilità delle dichiarazioni del test, che non aveva attribuito a nessuno le minacce avvenute nel 1975. Tra parentesi fa espressamente, lo vedremo, riferimento a un particolare, cioè quello delle croci. A questo punto viene contestata proprio un'intercettazione in cui si fa riferimento proprio a queste croci, 29 novembre del 1986, ore 00:12, in cui queste minacce vengono riferite da lui e da Berlusconi direttamente a Mangano. E a questo punto, non si sa per quale motivo, ma ci sarà, il dottore Confalonieri dice che era semplicemente una chiacchiera tutto questo. Era un'affermazione, non era una chiacchiera. E allora, vediamo che cosa dice il Confalonieri all'avvocato Trantino. Sono entrato nell'Edil Nord esattamente 30 anni domani, era il 1° di aprile, mi ho occupato soprattutto della segreteria, un po' da assistente del Berlusconi. Di lì a 6 mesi, qua la differenza con la carriera di Dell'Utri è stridente, di lì a 6 mesi ho fatto anche il capo del personale, relazioni istituzionali, pubbliche relazioni, cose del genere. Marcello è entrato in Edil Nord 5 o 6 mesi dopo. Con quale mansioni? Marcello, più che altro vicino al dottore Berlusconi, si occupava direi forse più del fatto del suo ambiente casalingo, perché aveva appena acquistato la casa di Arcole e voleva naturalmente avere un'assistenza per arredare, insomma, un po' tutto quanto, anche particolarmente con relazioni in generale. Io ricordo che Berlusconi andò a viverci sotto Pasqua del 74, l'acquisto lo aveva fatto, era in prova, andò a provarla e poi non si mosse più. Lei sa che si occupò della ricerca dei collaboratori, dice Marcello, se ne occupò molto. Poi non ricorda momentaneamente il nome di Mangano, sono cose che succedono dopo tutti questi anni, infatti parla di Silvano Mangano. Poi si ricorda Vittorio Mangano perché aveva, si diceva, esperienza a sovrintendere questo genere di attività. Cavalli, acquisire cavalli, ma anche accudire, per presiedere insomma chi accudiva. Ma quando è che arrivò il Mangano ad Arcore approssimativamente? Penso che arrivò nell'estate del 74, quindi luglio 74. Se Berlusconi entrò in Arcore sotto Pasqua del 74, questi sono i miei ricordi, posso anche sbagliarmi, non credo poi più di tanto. Poi c'è una domanda dell'avvocato, dice, ha parlato di un arresto del Mangano, successivamente il Mangano ovviamente fu scarcerato. Dopo quanti giorni? Rispetto alla scarcerazione del Mangano si risolse il rapporto lavorativo col Mangano, per quelli che sono i suoi ricordi. E Confalonieri dice, non molto tempo dopo, ecco, con precisione però non saprei dire. Viene chiesto al presidente, Mangano era formalmente dipendente della Edil Nord? Questo non lo so dire, non glielo so dire, non mi ricordo se lo fosse. Forse c'erano due contabilità o altro, questo non lo so dire. Mi sembra di ricordare che se ne andò di sua iniziativa. Dice, in occasione di questo sequestro del principe d'Angelo, al ricordo di chi fosse presente in Arcole, credo che ci fosse una cena. Allora, c'era una signora, era accompagnata da una persona che non ricordo il nome, parente della moglie di Vittorio Emanuele, sorella di Marina Doria. E gli viene chiesto poi sempre, da pagina 16 a pagina 22, dall'avvocato Trantino, se vuole,
dall'avvocato Tarantino, viene chiesto se ha mai ricevuto delle minacce di sequestro Berlusconi di persona ai danni dei suoi familiari. Cioè, non va più tardi del 76, ma verso il 75, io ricordo una lettera, però avrebbe potuto essere due, una lettera scritta con dei ritagli, delle lettere, dei ritagli di giornale, con una croce in fondo, e naturalmente c'erano minacce nei confronti dei figlioli, dei bambini. Berlusconi prese la sua famiglia, la portò prima in Svizzera, poi andammo a accompagnarlo con Marcello Dell'Utri a Nione, e poi andarono nel sud della Spagna, a Marbella. Successivamente Berlusconi si circondò di personale di guardia, ma fu da lì che cominciò a circondarsi di persone che potessero difendere lui, i suoi familiari e anche la sua proprietà. Di tutte queste persone ricorda soltanto una di queste persone, un certo Tiraboschi, di cui parla appunto in queste pagine di cui ho parlato, di cui ho detto. Viene poi il controesame del pubblico ministero, dice vorrei tornare a uno dei temi che è stato trattato alla difesa, la scena precedente al sequestro d'Angelo. Dice c'era presente il principe d'Angelo, la sorella di Marina Doria, ha parlato di Attilio Capra, Berlusconi e la moglie, il dottore, c'era nessun altro della del nord? No. Il dottore Dell'Utri era presente? Sì, il dottore Dell'Utri era presente. Lei è certo che Vittorio Mangano non fosse presente alla cena? Assolutamente. Gli viene in qualche modo letto la trascrizione del verbale del D'Angerio del 1974, questa è una dei ritrovamenti che siamo riusciti a fare con un po' di archeologia giudiziaria. E a pagina 35 della trascrizione c'è scritto specificamente: c'era presente anche un altro giovanotto che stava lì, che era il fattore. Dice assolutamente no, voglio essere tassativo. Dice: non ho mai visto il signor Mangano a tavola con Berlusconi. Mai visto, mai. Cioè, non solo in quel caso, ma in nessun altro caso. No, no, assolutamente no. E poi gli si riferisce della croce. Dice: la difesa le ha fatto domande in relazione a alcune minacce che sarebbero state effettuate nei confronti del presidente Berlusconi. E lei ha parlato specificamente delle minacce del 75, ha parlato di una croce. Siccome di questa croce si riferisce anche in un'intercettazione che è stata acquisita dagli atti, io posso leggerle anche il passo. 29 novembre del 96, perché la registrazione è delle 00:12. E allora, all'inizio della conversazione Berlusconi riferisce: allora è Vittorio Mangano che ha messo la bomba. Confalonieri poi successivamente interviene e dice: allora come vai? Sei d'accordo anche tu, no? Dice: sì, non sappiamo se è fuori. Questo sarebbe Dell'Utri, che è molto dubbioso. Ma se è fuori non ci sono dubbi, dice, perché non c'è altra possibilità. Confalonieri dice: ha cominciato 10 anni fa a fare quelle cose, ha 46 anni adesso, e riferisce specificamente di questo fatto della croce. Gli viene chiesto quindi se lui aveva fatto questa ipotesi nel 1975, poi, devo dire sinceramente, questa cosa l'abbiamo letto poco fa, ce l'ha detto Dell'Utri. Dell'Utri ci ha detto questo fatto, che era arrivata, se non ricordo male, la croce, non mi ricordo se l'ha detto, ma è arrivata una lettera di minacce, ci ha detto: allora abbiamo fatto questa ipotesi, l'ipotesi era che fosse stato Mangano. Ma evidentemente non si comprende per quale motivo questa cosa viene ritenuta non utile dirla, e si dice no, assolutamente, nel 75 non venne fatta questa ipotesi, salvo poi, a domanda dell'avvocato Tarantino, dire alla fine, ma forse sì, era una chiacchiera, una supposizione, come la vuole chiamare. E l'ultimo soggetto di cui dobbiamo parlare prima di leggere questa trascrizione dell'interrogatorio, allora reso nel 1974 da D'Angelio su questo punto, è proprio Cartotto Ezio. Cartotto Ezio è un personaggio un po' oscuro, dobbiamo dire, certamente vicino sia a Dell'Utri che a Berlusconi, infatti non è stato mai messo in dubbio questo. Ha riferito di rapporti di Dell'Utri con Ciancimino, ha riferito del passaggio di Dell'Utri con il gruppo Rapisarda, delle motivazioni di questo passaggio e del fatto che Berlusconi gli avesse parlato di questo pericolo, dei pericoli di sequestro, che avesse preso delle persone, per quello che è il suo ricordo, successivamente al transito di Dell'Utri con il gruppo Rapisarda. Stiamo parlando in particolare delle dichiarazioni del 4 maggio del 98 e in questo, nell'ambito di queste dichiarazioni, cosa dice Cartotto? Dice: D-
dice di aver sentito dell'Utri nel periodo in cui era da Rapisarda. Dice che il dottore Berlusconi aveva difficoltà finanziarie, lo sapevo, me ne parlò più volte, anche in relazione col mondo bancario. Il dottore Dell'Utri, viceversa, parlandomi dell'iniziativa imprenditoriale che lui seguiva in quel momento, sembrava prima di tutto andasse nel modo migliore, trionfalmente, e poi invece andò malissimo. Ecco, e dice anche il motivo, che poi quello che vedremo è quello reale. Ho avuto la sensazione che fosse più soddisfatto, cioè in un certo senso la sua separazione col dottor Berlusconi nascesse dall'ipotesi di poter svolgere un ruolo maggiore in questa iniziativa imprenditoriale. Allora, Cartotto dice, aveva avuto dei segnali di pericolo, mi chiese se io avevo da suggerire qualche persona che potesse aiutarla a difendere se stesso e la sua famiglia da un problema del genere. Ricordo il nome di questa persona, un certo Quartarone, che era stato citato anche dall'altro testo che abbiamo adesso sentito, di cui abbiamo letto. Guardi, queste preoccupazioni furono manifestate verso il 73-74, con le date è veramente scerriato, come dicono a Caltanissetta. La sensazione, mi pare, di questa prima fase di rapporti col dottor Dell'Utri credo che risalga presso a poco allo stesso periodo. Per quello che allora cerchiamo di far capire qual è effettivamente questo periodo. Per quello che sto ricordo, nel periodo in cui il Dell'Utri era ancora dipendente o no da Berlusconi. E Cartotto dice non era più, quindi non era più dipendente da Berlusconi quando gli chiede, diciamo, queste persone da poter assumere. E c'è un ultimo fatto di cui ci parla Cartotto, dice il dottore Dell'Utri era preoccupato di una campagna condotta nei suoi confronti, questo è un fatto che riguarda il 94, ma comunque è rilevante, ne parliamo adesso perché non avremo modo di parlarne più avanti, era preoccupato, un po' irritato, ritengo anche nei confronti del dottore Berlusconi, Dell'Utri, anche preoccupato, si aspettava di tutto da questa campagna di stampa, perfino anche delle accuse di contiguità o di mafiosità, quindi prima ancora che gli venissero rivolte, perché aveva detto addirittura alla sua famiglia di attendersi cose di questo genere, visto come andavano avanti le campagne giornalistiche, irritato anche nei confronti del dottore Berlusconi, sul fatto che Berlusconi fosse preoccupato. Un certo giorno mi dice presso a poco, adesso non andiamo, una frase tra virgolette, ma presso a poco il concetto era questo, Berlusconi è preoccupato di queste cose, Berlusconi deve anche non dimenticare che io sono a conoscenza di tante cose, e che mi sto comportando molto bene. Ma, diciamo, per concludere completamente l'analisi di questa parte che riguarda il sequestro d'Angeli, dobbiamo leggere le dichiarazioni di due, chiamiamoli testimoni in senso tecnico, importanti, cioè le dichiarazioni rese da Vittorio Mangano e le dichiarazioni rese da D'Angelio nell'immediatezza dei fatti. E allora, Vittorio Mangano, cosa dice Vittorio Mangano? Vittorio Mangano, il 13 luglio del 1998, lo abbiamo sentito in questo dibattimento, da pagina 180 a pagina 184, ha dichiarato questo. Lei ricorda di questo sequestro, sequestro D'Angelio? Sì, dice, è stato nel periodo che ero ufficialmente impiegato lì. Ma da quanto tempo? Dice, ma sarà stato da mesi, questo non glielo so dire, non glielo so specificare. Io ero presente... Lei ricorda che cosa avvenne? Ricorda quella sera in particolare? Io quella sera ricordo che sono andati via tutti gli invitati, ma lei era pure lì, io ero presente. Lei era presente alla cena? Certo. Io ero sempre lì con loro, con tutti. Cenava insieme a loro? Sì, sì, anche mia moglie cenava insieme. Certo, dice, no, io le stavo chiedendo, e mi figlio, nessuno stupore, dice, no, nessuno. Che cosa mi ricordo? Che gli invitati se ne sono andati. Una volta che se ne sono andati gli invitati, sapendo che non hanno più invitati nel parco oppure in scuderia, vado a mollare i quattro mastini napoletani. Perché già se ne sono andati? Il parco è chiuso, le chiavi ce l'ho in tasca, non entra più nessuno nel parco. Tutt'assieme sento un mitra, apro con la chiave, chiudo di nuovo perché all'altra parte c'erano i mastini. Ci ho detto, è successo? Ma arriva da Berlusconi, dice, è successo? Dice, ma è successo qualcosa? Mettiamoci in macchina, Vittorio. Andiamo a vedere cosa è successo sulla statale 100. Che è quell'Arcore Villa Santa. Dopo fu interrogato, mi pare, Don Colonnello di Monza, il dottore Berlusconi ha rilasciato la dichiarazione, anche la signora Carla, mi pare, ha rilasciato la moglie del dottore, la prima moglie. E quindi, da queste dichiarazioni di Mangano, emerge chiaramente la presenza del Mangano alla cena. Cena che, partecipazione alla cena del Mangano, che emerge chiaramente anche dalle sommarie informazioni del dicembre 1974,
7 dicembre 1974 del D'Angelo, cioè subito dopo il sequestro, fuggito dal sequestro, D'Angelo viene sentito e l'interrogatorio, per caso, devo dire perché non era obbligatorio e non veniva effettuato normalmente, una cosa del genere, viene registrato. Viene registrato e noi abbiamo trovato la cassetta. Cosa che succedono? E allora, che cosa dice a questi agenti di polizia giudiziaria? Questa cassetta, la trascrizione è stata acquisita agli atti di questo procedimento. Dice, lei ha detto che ieri sera con voi c'era un signore che aveva una pelliccia. Non lo conosco, dice D'Angelo. C'era, dice D'Angelo, uno alto, c'era. Dice, sì, sì, un signore con la pelliccia. Ma è stato a cena anche lui? Sì, è amico del dottore. Ma perché mi ha detto che non c'era nessun altro? Io ho detto che c'era presente anche un altro giovanotto, che stava lì, che era il fattore. No, lei mi ha detto, ho domandato chi c'era a cena, lei mi ha detto c'era quello, c'era l'altro, i due segretari e basta. Sì, non c'era più nessuno, con Falonieri il dottore Berlusconi. Berlusconi è il proprietario della casa, sì, giusto, con Falonieri che è il segretario. Poi c'era con Falonieri, c'era l'avvocato. C'era l'altro segretario, avvocato, giovane, e poi mi ha detto che non c'era poi nessuno, più nessuno. E D'Angelo dice no, e poi c'era un altro. Invece c'era un altro, e poi sua moglie e suo figlio. Mio figlio e mia moglie. E il signore con la pelliccia, che non so neanche come si chiama il signore con la pelliccia. Dunque, da tutte queste dichiarazioni che abbiamo rese, da tutti gli altri atti che abbiamo acquisito a questo dibattimento, perché ci sono anche gli atti relativi, che su istanza anche la difesa abbiamo acquisito, gli atti relativi a questo sequestro, che sono stati acquisiti agli atti, certamente possiamo avere un'idea più chiara di questo sequestro D'Angelo, di come questo si collochi nei rapporti Mangano dell'Utri, per così dire, e Mangano Berlusconi, e soprattutto possiamo avere un'idea precisa anche del perché certe cose, che potrebbero anche non avere in sé una valenza particolare, non vengono ammesse da parte di alcuni testi. Per quale motivo, per esempio, il test con Falonieri ha così tanto insistito sull'assenza di Mangano dalla scena del 7 dicembre 1974? Presenza alla scena precedente al sequestro, che è per noi rilevante. Ma il perché della menzogna ce lo dobbiamo chiedere, e ce lo dobbiamo chiedere perché questa è una struttura argomentativa che la Cassazione ci impone, cioè noi dobbiamo argomentare il perché anche delle menzogne, perché anche da questo possiamo trarre degli argomenti di prova. E perché nell'immaginario del dottore Confalonieri la presenza di Mangano al tavola poteva essere in qualche modo pregiudizievole per i soggetti ancora a lui legati, e cioè nella fattispecie in primo luogo al presidente Berlusconi, e perché poteva essere pregiudizievole all'imputato dell'Utri? Beh, io vorrei che tutti un attimo rifacessimo o cercassimo di immaginarci un pochettino come si fa con i film questa scena, sapendone anche i presupposti, i precedenti, lo sappiamo, Mangano in realtà è là, è stato messo là per un motivo ben preciso, ma nello stesso tempo è il soggetto che ha organizzato insieme ad altri, il basante, come ci hanno detto, è colui che ha organizzato in qualche modo il sequestro, ma è anche il soggetto, è veramente incredibile da un certo punto di vista, ma è assolutamente certa dal punto di vista probatorio questo. Mangano è presente a tavola. Mangano, Vittorio Mangano, l'abbiamo visto in quest'aula, sappiamo chi è, insieme alla sorella di Marina Dori, ad altre nobili persone e blasonate, ai dirigenti del gruppo Edil Nord. E questo non sarebbe stata un'ammissione chiara, chiara, che tutta questa saggistica che c'è stata da parte, chiaramente, Edil Nord Fininvest su questo rapporto di lavoro con il Mangano, cioè sul fatto che il Mangano era una persona che era stata portata dall'Utri, non si sapeva chi fosse, eccetera eccetera, e comunque poi appena si seppe chi era venne mandato via,
E come si spiega che Mangano è presente ad una cena in cui ci sono la sorella di persone blasonate, nobili, il principe d'Angelo, e viene fatto sedere a tavola? Questo è un interrogativo che ci dobbiamo porre, che la difesa non si è voluta porre, ed è un interrogativo a cui si può rispondere solo e soltanto con tutte le altre dichiarazioni che abbiamo letto fino ad ora. Cioè con le dichiarazioni che dicono che Mangano non era soltanto un lavorante, Mangano non era un esperto di cavalli che viene chiamato ad Arcore in assenza della consapevolezza che si trattasse di persona con precedenti penali, già aveva un notevole numero di precedenti penali. Mangano viene chiamato ad Arcore proprio per questo motivo, proprio perché i precedenti penali li aveva, proprio perché aveva le antrature all'interno di Cosa Nostra. Ed è per questo che viene chiamato ad Arcore, ed è per questo che è rappresentante ad Arcore di Cosa Nostra in questo periodo. È per questo motivo che gli viene consentito di sedere con queste persone, perché viene considerato anche lui una persona importante. E conferma di questo fatto che ho detto adesso e della menzogna del dottore Gonfalonieri ci deriva anche da alcune dichiarazioni di quel Pepito Raigal Garcia. In questo procedimento c'è di tutto, c'è anche questo soggetto che era un soggetto che aveva una... che avrebbe tenuto uno dei cavalli, il famoso cavallo del 1980, della telefonata del 1980, comunque soggetto presso cui dovrebbe essere andato a lavorare Mangano subito dopo il suo allontanamento da Arcore. E questo Pepito Raigal Garcia è stato intervistato da Zagdun Jean-Claude nel 1992 e la trascrizione è stata acquisita al dibattimento. E lui, che certamente non è una persona granché acculturata, comunque dice di avere conosciuto tutti questi soggetti, di avere frequentato in quel periodo Arcore, e dice: c'era un amministratore quando io ho conosciuto Berlusconi, e dice che questo amministratore era Mangano. Amministratore di che cosa? Della casa? Della casa, credo, non so. Io l'ho conosciuto lì, quando ha cominciato Berlusconi, ha comprato a fare i primi restauri, lì ho conosciuto il signor Mangano, Vittorio Mangano, non è più qua, secondo me a Palermo, non so. Siamo nel 92. C'era il dottore Dell'Utri insieme a lui, assieme a Mangano, sì. Si gestiva i cavalli, se ne intendeva di cavalli, qua diciamo piuttosto tranchant, nella sua definizione. Se ne intendeva più o meno, non lo so, che aveva passione, sì. Aveva passione ai cavalli? Sì. Se ne intendeva più o meno, non lo so, detto da una persona che fa questo mestiere, mi sembra abbastanza tranciante, devo dire, nei confronti del Mangano. E dunque possiamo dire con certezza che la situazione è ben diversa da quella che è stata rappresentata. Ma per terminare completamente questo periodo, ci resta soltanto da esaminare, e poi faremo, diciamo così, trarremo le conclusioni su questa parte, le dichiarazioni di Calderone. Presidente, se lei vuole io posso anche interrompere. Non sono molto lunghe, però possiamo continuare. Perfetto. Calderone Antonino, è inutile qua presentarlo, perché certo probabilmente chi ascolta ne sa ben di più di quanto ne possa sapere io. La attendibilità di Calderone è stata affermata nella sentenza della Suprema Corte del numero 80 del 92 e ha riferito al dibattimento di un incontro intervenuto tra alcuni importanti esponenti di Cosa Nostra e Dell'Utri, che è chiaro indice del perdurare dei rapporti tra Dell'Utri e Cosa Nostra, tra Dell'Utri e Mangano, certamente sino all'ottobre del 1976. Ottobre del 1976 che, casualmente, io penso di no, ma comunque, è una data che ricorre, perché l'abbiamo visto nella nota del Centro Interprovinciale di Coordinamento dell'Operazione di Polizia Criminale per la Lombardia del 29 ottobre 84, l'abbiamo citata l'altra volta, è la data in cui, secondo questa nota, si fa cessare il rapporto di lavoro con Mangano. Ed infatti Calderone dice che
Mangano gli presenta Dell'Utri come il suo principale in quell'occasione. Questo incontro riveste un significato più pregnante, certamente più pregnante di quanto Dell'Utri non vorrebbe far comprendere o apparire nel suo interrogatorio, in cui, lo diciamo, lo premettiamo, pur ammettendo oggettivamente la circostanza riferita da Calderone, tenta poi, avvocato avrà modo di dire, ma io leggerò le frasi, così vedremo chi ha ragione dei due, pur ammettendo oggettivamente la circostanza riferita da Calderone, Presidente, tenta poi, per evidenti ragioni di strategia difensiva, di svuotarla di significato, riferendo, come si era più volte incontrato con Mangano, ancora dopo il suo allontanamento, ma solo per il timore che aveva nei confronti di Mangano, e che gli era accaduto qualche volta di pranzare con Mangano e con meglio, non meglio conosciuti amici dello stesso. Comunque, riportiamo prima di tutto le dichiarazioni di Calderone Antonino. L'udienza è quella del 22 giugno del 98, il cartaceo è quello che va da pagina 15 a pagina 25. Senta, perché riferisce di vari viaggi che lui aveva fatto a Milano e in particolare riferisce di un terzo viaggio che avete fatto, in cui lei si sarebbe recato a Milano insieme a Mimmo Teresi. Può specificare in primo luogo chi era Mimmo Teresi? E ha parlato anche di Bontate Stefano. Dunque, Mimmo Teresi era un consigliere della famiglia di Stefano Bontate. Ci mandarono mio fratello e Nitto Santapaola a Milano per vedere se c'erano uomini catanesi, individuarli, perché noi altri avevamo una guerra a Catania con la malavita catanese. Era l'obiettivo della famiglia di Catania. Ho dormito in un piccolo appartamento nel centro di Milano, nel vecchio Milano. Era un piccolo appartamento che Mimmo Teresi, mi disse, mi era stato messo a disposizione da un certo Monti, poi vedremo chi è questo Monti, un imprenditore milanese. E c'era una portineria, quando sali, eccetera, eccetera. Si ricorda esattamente in che zona di Milano si trovava? Guarda, la zona del centro di Milano, c'era una piazzetta dove c'era un cinema, c'era un albergo, non molto lontano c'era anche un ristorante, le Colline Pistoiesi, dove andavamo a mangiare molto spesso con Nino Grado. Era nei pressi di questo ristorante, ma era non tanto vicino, non glielo saprei dire di preciso. Cioè, con Vittorio Mangano, per questo motivo, per questo fatto che cercava i catanesi, ci vedevamo, non dico tutti i giorni, ma molto spesso, con Nino Grado ci vedevamo tutti i giorni. Lui mi veniva a prendere, andavamo in giro. Con Mangano ci siamo visti parecchissime volte. Anzi, come le dicevo, siamo stati a mangiare insieme per il mio compleanno, quindi abbiamo anche la data esatta. 24 ottobre del 1976. Il Calderone faceva 41 anni. Dice, ma chi c'era a queste cene? Ma delle volte ci veniva Tanino Grado, una volta ci siamo stati io, Nino Grado, e poi sono venuti Vittorio Mangano, un certo Dell'Utri Marcello, me lo hanno presentato. Ma non ho fatto caso, perché lui mi diceva che era il suo principale. Prima aveva detto che il suo principale era intento a fare la costruzione Milano 2, questo Mangano, chiaramente. Vittorio Mangano lavorava per loro, per questo signore. Quando si sono incontrati Vittorio Mangano con Mimmo Teresi gli ha chiesto, dice, che dice Dell'Utri, come sta? Questo riferisce di altri fatti, anche Calderone. E anche un'altra volta a Gela, nel 77, lui, Vittorio Mangano, doveva domare una cavalla che era di proprietà di Stefano Bontate. Stefano Bontate gli ha chiesto a Vittorio Mangano che dice Dell'Utri, come sta. Quindi riferisce di altre due situazioni in cui praticamente gli viene chiesto di Dell'Utri da parte di Mimmo Teresi e di Stefano Bontate. Descrive anche un pochettino questo ristorante, le Colline Pistoiesi. Dice, il proprietario era un fratello di un giocatore di Serie A, riferisce una serie di fatti che sono stati tutti riscontrati. Dice, se questo incontro di cui lei ha riferito, in cui partecipò anche Dell'Utri Marcello, avvenne a pranzo o a cena, cioè in che orario della giornata, non glielo so dire, so solo che io e Nino Grado eravamo lì al ristorante e sono entrati Vittorio Mangano e questo signore, era vestito molto elegante, con ricercatezza. Nino Grado si è alzato per andarlo a salutare, si è avvicinato e poi me lo hanno presentato, con molta riverenza nei confronti di questo signore. Si sono salutati con una stretta di mano, ma molto, molto, molto calorosamente. Dice, ma venne detto in questo caso, quando venne presentato, il suo nome e cognome effettivo, o disse un nome di copertura? No, ha detto il mio nome. Io non camminavo con nomi di copertura, ha detto il mio nome, signor Calderone da Catania e Dell'Utri.
si conoscevano perché Grado si è alzato, viene chiesto appunto se si conoscevano con Grado, si conoscevano perché Grado si è alzato, è andato all'incontro del Dell'Utri per salutarlo, poi si sono avvicinati nel tavolo e Mangano me lo ha presentato. Volevo sapere lei, accadeva spesso degli imprenditori cenassero insieme a voi? Era una casa normale per noi altri, mangiavamo con deputati, con uomini imprenditori, con l'impresa Costanzo, mangiavamo molto spesso, non c'era nessuna novità a mangiare con un grosso imprenditore. E quindi diciamo, l'incontro avviene il 24 ottobre 76, Dell'Utri Marcello viene presentato a Mangano, da Mangano Vittorio come il suo principale, l'abbiamo detto, all'incontro partecipa Grado Antonino, che già conosceva Dell'Utri. Poco dopo l'incontro Mangano insieme a Teresa, quest'ultimo gli chiede come stesse Dell'Utri, nel 77 a Gela Mangano incontra Stefano Bontate e pure questi gli chiede come stava Dell'Utri. Tutte queste sono riscontri anche alle dichiarazioni che abbiamo reso precedentemente, ma quello che riscontra di più, all'avviso della pubblica accusa, ma io ritengo che sia assolutamente innegabile il fatto, sono le dichiarazioni che Dell'Utri ha reso nell'interrogatorio del 26 giugno 1996, io oltretutto ero presente, Presidente, e ricordo perfettamente che Dell'Utri disse questo fatto è effettivamente avvenuto. E allora, Dell'Utri Marcello, interrogatorio del 26 giugno 96. Gli viene letta la dichiarazione di Calderone, dice l'episodio riferito da Calderone è vero. Il ristorante di cui lui parla esiste, si chiama esattamente Le Colline Pistoiesi, era gestito da un tale Gori, il quale aveva un fratello calciatore, proprio così come riferisce il Calderone. Io frequentavo abitualmente questo ristorante e ho avuto talvolta occasione di pranzare con il Mangano in periodo successivo all'allontanamento di quest'ultimo dalla villa di Arcore. Invero, come ho già spiegato, proprio perché mi ero reso conto della personalità del Mangano, pur dopo il suo allontanamento da Arcore, avevo un certo timore nei suoi confronti e quando lo incontravo non lo respingevo ma accettavo la sua compagnia, quindi andavo a mangiare con una persona di cui aveva timore. È chiaro che nella circostanza ricordata dal Calderone, io ho pranzato con il Mangano e con queste altre persone che egli come al solito mi avrà presentato come amici, senza farmene i nomi. Infatti non conosco né il Calderone né alcuno dei fratelli Grado. Quindi il fatto, secondo l'avvocato, che dica non conosco né il Calderone né i fratelli Grado significa che non ha ammesso. Verità è che Dell'Utri ha detto l'episodio riferito da Calderone è vero. E dunque Dell'Utri, di fronte alla contestazione di una circostanza di questo genere, non ha potuto fare a meno di ammetterla. Quello che risulta veramente difficile da credere è che una persona avveduta come Dell'Utri, oltretutto diciamo un siciliano, possa non comprendere di avere a che fare non con persone di secondaria importanza, ma con uomini d'onore di questa rilevanza e che, come tutti sappiamo, diciamo che sono facilmente riconoscibili. E poi è strano anche, devo dire, ha anche ammesso che, diciamo, quello che appare logicamente poco probabile, cioè che Dell'Utri non avesse compreso quindi chi potessero essere questi amici siciliani del Mangano, Mangano di cui aveva tanta paura, di cui invece aveva compreso l'effettiva natura. Non crediamo a questa tesi di Dell'Utri per un semplice motivo. Prima di tutto la storia personale di Dell'Utri, che abbiamo già visto fino a questo punto. Il suo comportamento successivo all'interrogatorio del 26 giugno del 1996, lo vedremo, abbiamo sentito qua uno dei giornalisti che aveva raccolto queste sue dichiarazioni, ha detto che, ma certo, dico, per quale motivo non dovrei prendere, avrei un grande piacere a prendere ancora un caffè con Mangano di cui aveva timore, con Mangano che in quel periodo era in carcere. Ancora non ci convince questa minimizzazione Dell'Utri di questo incontro, perché le specificazioni che ha reso sul punto Calderone Antonino con riguardo alla conoscenza tra Dell'Utri e Grado, secondo noi sono molto importanti e illuminanti e sono inoltre pienamente confermative, lo diciamo, lo ribadiamo, delle dichiarazioni rese da una serie di altri collaboratori che già abbiamo esaminato e sia riguardo agli uomini d'onore frequentati da Dell'Utri sia riguardo alla durata del rapporto lavorativo. Quindi uomini d'onore frequentati da Dell'Utri, abbiamo sentito anche da altri i nomi di Grado Antonino, di Mangano Vittorio, di Mimmo Teresi, di Bontate Stefano. E ancora, bisogna segnalare, devo dire che nonostante questa ammissione da parte Dell'Utri, vi è, e questo è un altro dei fatti inspiegabili di questo procedimento,
nonostante gli sia stata contestata, diciamo, questa ammissione, la non ammissione da parte di Mangano Vittorio, che il 13 luglio del 98, sentito, dice sì, che sono andate varie volte a cena, che si vedevano con Dell'Utri a Milano, anche dopo il fatto di essere andato via dalla tenuta. Dice, lei Calderone Antonino lo conosce? Dice no. Lei ha partecipato a una cena, a un pranzo con Grado, Calderone, Dell'Utri e Marcello? Dice, a me sembra molto difficile la cena, in effetti probabilmente era un pranzo, perché il dottore Dell'Utri, quando si ritirava in villa con il dottor Berlusconi, con la scorta dell'autista, non usciva più. Quindi fa dei discorsi essenzialmente generici. Se lui l'ha ammesso, io non ne so niente, io non c'ero, quindi io non c'ero. E quindi quello che dobbiamo esaminare a questo punto, l'abbiamo detto, una delle due menzogne, delle due più grosse menzogne che sono state dette da alcuni testi in questo dibattimento, per quanto riguarda questa parte della requisitoria, è quella che riguarda la presenza o non presenza di Mangano prima del sequestro d'Angerio. Abbiamo visto quali sono state le motivazioni del sequestro d'Angerio. Abbiamo visto che si inseriscono perfettamente e logicamente all'interno del rapporto del Mangano, all'interno, cioè della permanenza del Mangano nella villa. Abbiamo visto come Mangano, a differenza di quanto detto da varie persone, tra cui anche lo stesso Dell'Utri, non viene allontanato immediatamente, ma viene allontanato dopo anni dalla tenuta di Arcole. Ma un'altra delle menzogne che sono state dette in questo dibattimento e che nella fattispecie sono state dette dai due imputati di questo dibattimento, e quindi è importante tirandone le somme adesso, evidenziarla, è quella della assunzione di Mangano, dell'assunzione di Mangano e del ruolo di Cinà nell'assunzione di Mangano. Sia Dell'Utri che Cinà ci dicono che, Dell'Utri non lo nomina completamente, Cinà nega e anzi dice di avere consigliato, di averlo saputo, di avere consigliato di non... Cinà proprio dice di non aver avuto nessun ruolo, di non avere più visto Mangano e quindi di non sapere, di aver saputo solo successivamente che era stato assunto. Ecco cosa dice Cinà Gaetano nell'interrogatorio dell'1 agosto 96, purtroppo non abbiamo avuto modo di sentirlo direttamente in questo procedimento, ma abbiamo le sue dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari. Ci ho conosciuto Mangano Vittorio nell'ambiente della società calcistica Bacigalupo nel periodo a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio del 70, se non ricordo. A quell'epoca io frequentavo il campo di calcio di Resuttana ed ero anche dirigente di tale società. Ciò anche perché mio figlio era una promessa del calcio e vi era molto interesse attorno a lui. Con il Mangano però non vi erano altri rapporti, oltre a quelli ora detti, relativi alla comune frequentazione dell'ambiente calcistico. In particolare non ho avuto con lui alcun'altra occasione di frequentazione, anzi non l'ho più neppure visto. Appresi poi che lo stesso era stato assunto, come ha detto, ai cavalli o stalliere, come dicono i giornali, del Dell'Utri. Preciso che fu quest'ultimo a comunicarmi tale notizia per telefono, dicendomi di avere preso una persona, appunto il Mangano, in quanto esperto di cavalli e che egli pure ricordava dai tempi della Bacigalupo. Escludo di essere stato io a presentare Mangano a Dell'Utri, cosa che invece Dell'Utri dice, ed escludo altresì di essere stato presente quando Dell'Utri propose a Mangano di andare a lavorare ad Arcole. E cosa dice Dell'Utri Marcello il 26 giugno del 96? Dice, delle persone menzionate ho conosciuto soltanto Cinà Gaetano, papà di uno dei tanti ragazzi della scuola di calcio palermitana Bacigalupo. Su Mangano dice, venne assunta la dipendenza di Berlusconi su mia indicazione. E non dice assolutamente niente sull'intervento di Cinà al riguardo. Il problema è che questo intervento di Cinà, lo abbiamo visto, parlano lo stesso Mangano, che dice che Cinà e Dell'Utri vanno da lui, bussano alla sua porta e gli chiedono personalmente a Palermo di andare a lavorare a Milano, ma ce ne parla anche lo stesso Berlusconi, lo dice, l'abbiamo letto la volta scorsa nelle sue dichiarazioni, che ci dice Mangano venne assunto in quanto era soggetto conosciuto, che era stato presentato a Dell'Utri da un altro soggetto, da un altro amico cui lui dava del tu. E erano amici del tempo della Bacigalupo. È chiara praticamente l'individuazione, l'identikit di Cinà è assolutamente chiara e lampante. E allora, anche qua,
ci dobbiamo chiedere del perché di questa menzogna, di una menzogna così grossa soprattutto, e di un fatto che in un certo ambito potrebbe anche non aver avuto nessuna influenza negativa a mettere una cosa di questo genere, quantomeno per il Dell'Utri, certamente sì per il Cinà. La ragione della menzogna è chiara. È chiara perché questo fatto che Dell'Utri e Cinà vanno assieme da Mangano e gli chiedono di andare ad Arcole, andare a lavorare a Milano, è l'esemplificazione filmata, potremmo dire, di quella che è la rilevanza di Mangano, che viene fuori pure dall'altro episodio, dall'altra grande menzogna, che è quella della partecipazione di Mangano alla cena precedente al sequestro d'Angeli. Cioè, sono due fatti su cui ci sono le due più grandi menzogne di questo periodo, dette dal Cinà e da Dell'Utri, due fatti che esemplificano in maniera chiara, danno una semplificazione di quello che fosse la rilevanza del Mangano e di quale che fosse la percezione della rilevanza del Mangano da parte dell'Utri e di Cinà. Cioè, esemplificano che cosa? La deferenza che c'era nei confronti di Mangano, il fatto che fosse trattata come una persona di rispetto, il fatto che Mangano fosse già una persona di rispetto, il fatto che Cinà fosse ben introdotto in questo ambiente, allo stesso Dell'Utri, sapessero perfettamente come muoversi in questo ambiente. E dunque alla fine di, tutta questa, di tutto questo esame che riguarda il periodo che va dal 74 al 1976, sulla figura di Mangano, che è centrale in questo periodo, possiamo dire certamente che Mangano aveva un ruolo rilevante all'interno della tenuta di Arcore. Cioè, addirittura abbiamo visto in quella intervista che abbiamo acquisito, quella di Regal Garcia, che Mangano amministrava la tenuta di Arcore. Mangano ha cenato il 7 dicembre 74 con Attilio Caprale Carré, la sorella di Marina Doria, Berlusconi, Dell'Utri e Confalonieri. Mangano non venne allontanato neanche dopo il sequestro d'Angerio che avvenne quella sera e di cui lui era stato il basante, come abbiamo visto, e non venne allontanato neanche dopo il suo temporaneo arresto del dicembre 74, la fine del dicembre 74. Mangano non va via neanche dopo l'attentato di Via Rovani numero 2 del 26 maggio 75, che lo stesso Confalonieri nell'intercettazione, che poi esamineremo più specificamente più avanti, riferisce come commesso da Mangano. E è inutile dire che l'abbiamo letto poco fa, vi era anche la perfetta consapevolezza che Mangano avesse avuto qualche ruolo nel sequestro d'Angerio da parte di chi amministrava questa villa. Mangano rimane quindi a Villa Casati, quantomeno, l'abbiamo detto, fino al 6 dicembre 75 e secondo una nota di polizia, secondo quello che dice Calderone, sino all'ottobre del 76. È lo stesso Mangano che decide di andarsene, questo lo ammette lo stesso dottore Confalonieri. Lo fa nel periodo in cui Berlusconi decide temporaneamente di allontanare i figli e la famiglia dall'Italia. Fatto questo, certamente, che non può aver fatto piacere né a Mangano né ai soggetti cui lui faceva riferimento. E appare inutile ripetere che era stato Dell'Utri personalmente che aveva proposto a Berlusconi di assumere Mangano, e questo è un dato di fatto assolutamente acclarato. Ed è Dell'Utri personalmente, insieme a Cinà Caetano, che va dal Mangano e non viceversa, a marcare i rapporti di forza, a Palermo in via Perpignano, gli propone di andare a lavorare ad Arco. E dunque da tutte queste dichiarazioni, da tutti questi atti, intercettazioni, tutti questi input, diciamo, che abbiamo raccolto in questo dibattimento, emerge per questo primo periodo con chiarezza che Dell'Utri già in questo primo periodo aveva rapporti continuativi e consapevoli con associati mafiosi o con persone che comunque erano allora in maniera continuativa utilizzate da Cosa Nostra. Emerge che Dell'Utri aveva volutamente inserito Mangano, questo soggetto di cui conosciamo e che adesso andremo, perché dopo farò proprio la scheda di Mangano, aveva volutamente inserito Mangano all'interno di Arcole, apparentemente per proteggere Berlusconi, patrocinando poi un incontro con Berlusconi e Bontate Stefano e mettendo in questo modo, vorrei specificare che cosa si intende comunque, mettendo in questo modo
per quello che un siciliano sa essere, nelle mani un imprenditore, l'imprenditore Berlusconi, nelle mani di questi soggetti, di questi signori. Nelle mani significa che questi signori, non Berlusconi, ma questi signori, da lui si attendevano tutto, si attendevano possibilmente di esaudire qualsiasi desiderio, e lo chiedono anche in quell'occasione, che aveva successivamente tentato, insieme a Mangano, e dopo un finto sequestro, il sequestro d'Angelo del 7 dicembre del 74, dopo un attentato alla sede di rappresentanza dell'Edil Nord di via Rovani 2, 26 maggio 75, di approfondire ulteriormente questi rapporti tra il suo datore di lavoro e Cosa Nostra. E quindi lo ribadiamo, a nostro avviso Dell'Utri ha messo volontariamente Berlusconi in questo periodo nelle mani di Cosa Nostra. E se questo ha fatto, questo è certamente un comportamento valutabile ai sensi dei reati che a lui sono ascritti in questo dibattimento, e questa condotta costituisce indubbiamente un rafforzamento dell'associazione mafiosa. I rapporti di Mangano con Dell'Utri, comunque, si vogliono considerare le prove e la continuazione del rapporto sino all'ottobre del 76, continuano intensi, come testimonia l'incontro alle colline pistoiesi. E continuano anche i rapporti di Dell'Utri con gli associati mafiosi che lavorano, diciamolo, lavorano tra virgolette, nel milanese. Ecco quindi che poi domani sicuramente ci occuperemo della vicenda, dell'altra vicenda, però ne parliamo anche qua perché a nostro avviso ha un rilievo probatorio anche in questo periodo, lo abbiamo già detto, 1974-76, successivamente Dell'Utri va via e va dal rapisarda Filippo Alberto. Va dal rapisarda Filippo Alberto, che è soggetto, imprenditore, allora lo vedremo con le prove che abbiamo raccolto in questo dibattimento, in affari proprio con Montate Stefano. Guarda caso, lo stesso identico soggetto che Dell'Utri aveva portato da Berlusconi nel 1974 nella riunione che vi era stata, di cui abbiamo parlato. Siccome non crediamo ai casi, Presidente, questi comportamenti successivi Dell'Utri certamente comportano qualche cosa dal punto di vista probatorio anche in relazione alla prova di ciò che Dell'Utri ha fatto dal 74 al 76, perché testimoniano quello che abbiamo detto poi noi poco fa, che Dell'Utri non era, era parziale in questa sua mediazione con i soggetti mafiosi, che Dell'Utri aveva preso chiaramente le parti di questi soggetti. Dell'Utri aveva fatto quello che abbiamo detto poco fa, aveva messo Berlusconi nelle mani dei mafiosi. E domani vedremo appunto questo fatto, perché poi adesso se c'è ancora tempo parleremo più che altro di Mangano, io domani affronterò questo fatto del passaggio di Dell'Utri al gruppo Rapisarda, e affronteremo anche, questo è invece un'anticipazione di un tema che affronteremo successivamente, del perché poi Dell'Utri, anzi perché in questo caso e perché poi successivamente di nuovo, Dell'Utri viene assunto da Rapisarda senza nessuna esperienza, viene posto a capo di un'attività, a capo di una società, perché successivamente nel 1983 Dell'Utri viene riassunto da Berlusconi e, nonostante il fallimento dell'unica società che aveva diretto fino ad allora, viene improvvisamente messo alla guida della Publitalia. Presidente, io per adesso mi fermo. Sì, Presidente, prima di affrontare, come ho detto, vorrei farlo domani, la vicenda, la parte della vicenda degli anni 70 che riguarda specificamente l'assunzione Dell'Utri da parte di Rapisarda, volevo fare un attimo un passo indietro, l'avevo già pronunciato all'inizio della requisitoria, perché ho cercato di parlare dei fatti e di fare poi dei passi indietro per fare delle schede specifiche. Nella fattispecie la scheda di Mangano Vittorio credo che sia importante, perché in questa prima fase di cui abbiamo parlato, dal 74 al 76, è indubbiamente un personaggio centrale. E quindi possiamo dividere in due parti questa scheda del Mangano, analizzando da una parte le risultanze e quindi le condanne che il Mangano aveva già avuto, quelle definitive, di cui abbiamo prodotto per estratto o per intero le sentenze,
e dall'altra anche verificare quello che in questo dibattimento, al di là delle dichiarazioni che già abbiamo letto, quelle che riguardano specificamente la vicenda dell'assunzione di Mangano nella villa di Arcola, quali siano le risultanze di questo procedimento che riguardano specificamente Vittorio Mangano. E allora dobbiamo dire, per quanto riguarda Mangano, se dobbiamo fare una storia del Mangano, che le prime denunzie per estorsione e ricettazione già negli anni 70 ne hanno da subito qualificato in modo inequivoco la connotazione criminale del Mangano. In particolare si ricorda, per i palermitani potremmo dire, si ricorda il coinvolgimento negli anni 70 in un grave episodio estorsivo posto in essere a danno di noti professionisti palermitani titolari di cliniche private, cui vennero recapitate teste mozzate di cane e avanzate richieste esose di somme di denaro, nonché anche la riconosciuta attività di ricettazione di preziose titoli per un valore di oltre 32 milioni, le tentate estorsioni commesse ai danni dei dirigenti della Vigorelli S.P.A., qua siamo su Milano, e in pregiudizio di Benussi Ferruccio, e queste sono relative al mandato di cattura emesso dal giudice istruttore di Milano il 30 gennaio 1984 e la misura di prevenzione avanzata il 14/4/84 alla Questura di Milano. In più, l'abbiamo detto la scorsa udienza, ma lo richiamiamo anche in questo, abbiamo quell'estorsione, quella tentata estorsione a Milano del 1972, per cui diciamo Mangano ha già questa connotazione. La presenza di Mangano nel capoluogo lombardo, a Milano, viene segnalata da tempo, viene segnalata già dall'inizio degli anni 70, ben prima, diciamo, della sua assunzione da parte di Berlusconi, ma sin da prima, cioè quindi anche da questi anni, dal 72, dal 70, Mangano faceva avanti e indietro, cioè aveva degli interessi a Milano, ma manteneva anche, come sempre è avvenuto, anche durante la prestazione del lavoro dall'imprenditore Berlusconi, continuava a mantenere una testa di ponte, diciamo così, in Sicilia. In questa fase Mangano si trova a Milano non da solo certamente, ma insieme a tutta una serie di persone che possiamo dire, sebbene a differenza della presenza della situazione mafiosa su Roma, nell'ambito della quale venne proprio, vi fu una decina che venne distaccata, diciamo, su Roma, a Milano questo non avviene, ma non per questo la presenza, anzi bisogna dire che la presenza degli associati mafiosi nel territorio milanese è ben più incisiva di quella che avviene in altre parti d'Italia, Torino, Genova, la stessa Roma. E in particolare ricordiamo, tra i soggetti che risultano agli atti dei procedimenti, stiamo parlando del maxi processo, ma anche del processo Spatola, del processo Agostoni più 28, che sono tutti stati in qualche modo prodotti nell'ambito di questo procedimento, stiamo parlando di mafiosi del rango dei fratelli Bono, dei fratelli fidanzati, di Ugo Martelli, detto Danino, di Gerlando Alberti, degli Enea, hanno tutti, secondo le risultanze di questi procedimenti, rapporti stretti, intimi con Mangano Vittorio e che quindi consentono di dire che già da allora, già dall'inizio degli anni 70, Mangano non era un semplice soldato operante nel campo delle estorsioni, del racket, delle corse ippiche. Mangano, come avevano scritto negli anni 80, come aveva scritto la Polizia Giudiziaria di Milano e come ha ribadito in questo procedimento chi questi rapporti aveva effettivamente scritto, stiamo parlando nella fattispecie del rapporto famoso, rapporto 500 CAS del 13 aprile del 1981, abbiamo sentito nell'ambito di questo procedimento proprio il redattore di questo rapporto. Era il Mangano Vittorio, dicevamo, un uomo chiave della cosiddetta Milano Connection, tanto che appunto la Criminal, Paul Lombarda, lo ha definito pericolosissimo pregiudicato, schedato mafioso, più volte denunziato per gravi reati, soprattutto per estorsioni, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, con l'obbligo di soggiorno a Palermo, in atto detenuto, così era stato definito. In pratica, in questo rapporto 500 CAS di cui abbiamo parlato, all'esito di una serie di complesse indagini, di intercettazioni, eccetera, si era disegnata un'associazione per delinquere di stampo mafioso
che, secondo appunto gli investigatori di allora, si era riuscita a conquistare a Milano un'egemonia nell'ambiente criminale, perché è da dire, e questo risulta anche in questo dibattimento della dichiarazione rese, che certamente Cosa Nostra non è l'unica consorteria criminale che in quegli anni agisce su Milano. Quindi, diciamo, riconosciuta egemonia nell'ambiente criminale, penetrando, servendosi spesso di prestanome e teste di legno, nei centri motori del potere economico e finanziario della città, settori per esempio quale l'edilizia, le società commerciali in genere, quelle immobiliari e finanziarie, le compagnie di assicurazioni, le agenzie di trasporti e spedizioni, gli istituti di credito, gli ippodromi, cioè come venne scritto allora dai redattori di questa nota, tutte le branche più redditizie dell'attività economica di un consesso sociale. Dunque, certamente, e ce l'ha detto in questo procedimento il test appunto di cui ho parlato prima, il dottore De Luca, firmatario della nota, una situazione di grande pericolosità sociale, che tale è stata percepita anche dalla polizia giudiziaria, che quindi si è impegnata in questo campo allora, questo campo emergente, e che ha dato adito a una serie di procedimenti penali. Le risultanze di questo rapporto, infatti, di questo di cui abbiamo parlato, come quelle di altri rapporti giudiziari, parliamo per esempio di quello del 23 marzo 82, del 23 febbraio 82, della Criminal Poll, diedero luogo a Milano a un procedimento noto come il processo dei cosiddetti colletti bianchi, la mafia dei colletti bianchi, oppure meglio noto come Blitz di San Valentino. Infatti, nell'ambito di questo procedimento, intercettazioni telefoniche, perquisizioni, accertamenti bancari, societari e la stessa identificazione di personaggi di rilievo come Martello Ugo, arrestato in quell'occasione dopo una latitanza durata 17 anni, avevano consentito di allargare l'orizzonte investigativo delle a più vaste strutture criminali. Furono individuati infatti dei legami tra Cosa Nostra e organizzazioni camorristiche riconducibili alla nuova famiglia, quindi a Napoli, essenzialmente di questo, in questo procedimento ci ha parlato di Carlo, per esempio, e anche di legami con altri gruppi mafiosi operanti nel Lazio e nel Sud America, quali Contrera e Caruana. Anche di questi abbiamo parlato a lungo in questo dibattimento, e soprattutto è anche proprio in relazione alla figura di rapisarda Filippo Alberto. Quello che più ci interessa direttamente in questo procedimento è comunque che Mangano Vittorio fosse legato a personaggi come Monti Luigi, Virgilio Antonio, sono due imprenditori. Monti Luigi, l'abbiamo parlato poco fa, proprio abbiamo detto come Calderone avesse riferito che proprio in relazione a quell'evento del 24 ottobre del 1976, il suo compleanno, egli era andato a Milano e aveva trovato ospitalità presso un ufficio di Monti Luigi. Virgilio Antonio, l'avremo modo di conoscerlo, Alberti Gerlando, Bono Giuseppe e Bono Alfredo, fidanzati Gaetano ed Enea Salvatore. E secondo queste note tutti erano legati da un vincolo di solidarietà ai vertici nazionali e internazionali del crimine organizzato Cosa Nostra. Ho parlato poco fa di Blitz di San Valentino, così venne denominata perché poi gli arresti che vennero materialmente posti in essere vennero eseguiti contestualmente il 15 febbraio del 1983, quindi 15 febbraio, da notte probabilmente tra il 14 e il 15 febbraio, e per questo motivo l'operazione prese il nome di Blitz di San Valentino. Nello stesso periodo di tempo, intanto, Carabinieri, stiamo parlando dello stesso periodo di tempo della redazione della nota dell'80, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza di Palermo avevano avviato complesse e articolate indagini che poi sfociarono nel cosiddetto processo Spatola. E anche in questo caso, anche in questo processo, Mangano, che allora era imputato in questo procedimento, Sud Mangano, emerse che rivestiva tra Palermo e Milano un ruolo di primo piano, un ruolo di cerniera proprio tra gli ambienti criminali palermitani e gli ambienti milanesi. E nella sentenza, in particolare a pagina 431 della sentenza del 6 giugno dell'83 che abbiamo prodotto, si legge proprio questo, il procacciamento dell'eroina, si legge tra l'altro questo, il procacciamento dell'eroina o della morfina base per essere trasformata in eroina nei laboratori clandestini del palermitano costituiva indubbiamente l'attività primaria del gruppo mafioso capeggiato Salvatore Inzerillo di Giuseppe. Attraverso l'attività di alcuni soggetti ben introdotti nella rete degli spacciatori che operavano nella piazza di Milano, il gruppo si riforniva di droga per poterla poi collocare, con i sistemi in precedenza illustrati, negli Stati Uniti d'America, traendo degli immensi guadagni. Ed è proprio questo, diciamo, il contesto investigativo nell'ambito del quale vengono sottoposte a intercettazione le utenze intestate ad alcuni esercizi commerciali di Inzerillo Rosario
e quelle presso l'Hotel Duca di York di Milano, dove in quel periodo dimorava proprio Mangano Vittorio durante i suoi soggiorni milanesi, e che sono poi le medesime nell'ambito delle quali viene registrato, si tratta di un breve periodo in cui vengono sottoposte a intercettazione alcune utenze, 2 mesi, e nella, forse un mese, non mi ricordo, in cui viene sottoposta a intercettazione anche un'utenza che riguarda specificamente il Mangano, e nell'ambito della quale viene intercettata una conversazione con Vittorio Mangano del Dell'Utri, di cui parleremo comunque nel 1900, quando tratteremo dei fatti riguardanti l'80. E queste indagini, comunque, queste indagini palermitane consentivano di accertare che in Zerillo Rosario, Mangano Vittorio, in Zerillo Salvatore svolgevano, avevano svolto un traffico di stupefacenti tra Milano e Palermo, e che disponevano di ingenti quantità di dollari che provvedevano poi a cambiare presso privati, avvalendosi delle complicità di un impiegato di banca presso la Cassa Rurale Artigiana di Morreale, nella fattispecie. Le registrazioni telefoniche, sempre secondo la sentenza, leggiamo un passo della sentenza, avevano posto in evidenza che era proprio Mangano a fungere, così dice la sentenza, da intermediario sulla piazza di Milano di partite di stupefacenti dirette provenienti da Palermo. La rilevanza del Mangano sul gruppo di mafia che operava a Milano veniva poi evidenziata anche da indagini su alcune società milanesi, ricordiamo la Datra, la Mafia, la Prodalit, la Citam, tutte ubicate nella Via Larga di Milano, che è stata citata anche in questo dibattimento, l'abbiamo visto anche nelle dichiarazioni di Carlo. L'intercettazione sull'utenza telefonica all'Hotel Duca di York aveva evidenziato rapporti tra Mangano e una di queste società, la Promotion Team, i cui amministratori risultavano avere rapporti con un certo Tanino, interessato alla conduzione con la Citam SRL. La Citam, anch'essa con indirizzo in Via Larga numero 13. Secondo le dichiarazioni che abbiamo raccolto anche in questo dibattimento, gli uffici di questa società della Datra di Via Larga 13 erano luogo di abituale convegno, tra gli altri, di Vittorio Mangano, dei fratelli fidanzati, di Alfredo Bono, di Gaetano Carollo, dei fratelli Enea. Anche in questo dibattimento, infatti, Luciano Ferri, che abbiamo sentito all'udienza del 1 aprile del 2003, ha confermato queste dichiarazioni che aveva reso nel corso del procedimento, che comunque sono state acquisite tramite l'acquisizione della sentenza. In esito alla complessa istruttoria del processo Spatola, Mangano veniva dunque condannato per associazione mafiosa e per traffico di stupefacenti. Quando parliamo di associazione mafiosa siamo praticamente fino al 1982, è chiaro che l'imputazione fosse il 416 semplice, ma dalla lettura dell'imputazione si comprende perfettamente che l'imputazione era quella di associazione mafiosa. La posizione del Mangano e l'associazione milanese a cui faceva capo sono state oggetto appunto di quest'altro procedimento a cui facevo riferimento all'inizio, e cioè il processo Agostoni Ernesto più 28, che riguarda proprio un'associazione di stampo mafioso diretta al riciclaggio di denaro, di cui vennero individuati allora come componenti quei soggetti che ho prima detto, Martello Ugo, Monti Luigi, Virgilio Antonio, Alberti Gerlando, e si fece riferimento anche a Buscetta Tommaso, e come concorrenti giudicati in separati processi a Bono Alfredo, Mangano Vittorio per l'appunto e Martello Biagio. Del reato associativo venivano in qualche modo imputati anche Conte Romano, Ferri Luciano, Giliberti Claudio, Ingrassia Giovanni e Tasso Maria Gabriella. Ferri Luciano e Tasso Maria Gabriella sono 2 soggetti che abbiamo sentito in questo procedimento. Le imputazioni riguardavano estorsione, traffico di stupefacenti e altri reati strettamente connessi proprio con l'associazione di cui si parlava. Quello che a noi interessa in questo procedimento, ed è questo il motivo per il quale abbiamo prodotto agli atti le varie sentenze, abbiamo tentato di ricostruire tutto l'iter procedimentale, ed è stato veramente un'impresa, come sempre, Presidente, perché tra Cassazione, contro Cassazione, ritorno in Cassazione, sono praticamente, non so quante sentenze abbiamo prodotto, ma sono un buon numero, ma pensiamo di aver riprodotto integralmente tutto l'iter procedimentale di questo procedimento, da cui, come volevamo dire poco fa, emerge uno stretto rapporto esistente, comunque questo è certo, tra Mangano, Martello, Biagio e Ugo Martello, i Bono, Alfredo e Giuseppe Bono, e gli Enea, Antonino e Salvatore. Parlo in particolare, per quanto riguarda la sentenza di primo grado, delle pagine da 278 in poi di questa sentenza. Emerge quel discorso che avevamo fatto poco fa, che ci ha confermato Ferri Luciano in questo procedimento, ma che anche dagli atti di quel procedimento in particolare risulta, e cioè che i soggetti di cui abbiamo parlato adesso usavano incontrarsi in Via Larga. E sempre dagli atti emerge chiaramente come tutti gli associati avessero un interesse precipuo
proprio agli affari, detto così tra virgolette, viene citato dal tribunale, in particolare affari che, per quanto riguarda queste società di cui abbiamo parlato, riguardavano l'attività di commercializzazione del latte in polvere. E nell'ambito di queste, è rilevante tutto questo, anche perché nell'ambito di queste aziende uno dei dirigenti era proprio quel Pasquale Pergola, di cui avremo modo di parlare domani, e la cui intercettazione abbiamo acquisito, la cui intercettazione con la figlia Elisabetta abbiamo acquisito nell'ambito di questo procedimento, contemporaneamente con anche su concorde parere di tutte le parti, anche l'interrogatorio, l'esame che venne fatto dalla Procura di Palermo del Pergola, che poi se non ricordo male qua non siamo riusciti a sentire, se abbasso, non mi ricordo, stato, perché stava male, sì. E quindi praticamente abbiamo anche questo motivo che ci interessa nell'esaminare queste risultanze giudiziarie, in quanto che Pergola Pasquale era imputato di questo procedimento, poi venne prosciolto, ma comunque imputato di questo procedimento, certamente persona a conoscenza è inserita perfettamente in questo contesto di relazioni, perché era lui il dirigente di una di queste imprese che venne riconosciuta essere di Martello Ugo. Nell'ambito di questo procedimento si parla di una serie di fatti, tentativi di acquisto della società ATA, di alcune ville a Milano e Portofino, dell'intromissione di Ingrassia, Giliberti, Mangano, Martello e Bono in una trattativa tra l'impresa Vigorelli di Pavia e un'altra impresa statunitense. Si parla anche del recupero stragiudiziale dei crediti del casinò di Beaulieu svolto da Martello Ugo, degli affari interessanti Virgilio, Monti e Martello Ugo, dei prestiti di denaro fatto da Monti a Virgilio e della compravendita di valuta anche. E il giudice di primo grado interveniva espressamente sui rapporti, a pagina 239, tra appartenenti al mondo della finanza milanese e gli associati mafiosi imputati. E diceva così: per Tanino, per Martello Ugo cioè, la frequentazione di persone insospettabili, Monti, Virgilio, o insospettabili di appartenenza ad ambienti della criminalità organizzata, in particolare mafiosa, era più che un vantaggio, una condizione indispensabile di vita. Di ciò non potevano non essere consapevoli i soggetti che lo frequentavano, in maggior misura quelli che con lui trattenevano più intense relazioni personali e di affari. E a pagina 313 la sentenza interviene anche sui rapporti di interesse tra Vittorio Mangano e Ugo Martello, che definisce rapporti assai più stretti di quanto Martello vuole far credere, nonché sulle ramificazioni internazionali dell'associazione. Ugo Martello, che poi a pagina 372 veniva descritto come capo dell'associazione milanese, di cui dirigeva in prima persona tutte le attività. Si riportano nella sentenza le cointeressenze con Virgilio e Monti, che portarono in specie ad alcuni affari immobiliari e il Virgilio a rilevare il patrimonio Ambrosio nell'interesse anche del Martello. Il Virgilio era inoltre finanziatore dell'attività di commercio del latte in polvere del Martello, indicato quale parte anche nell'estorsione danni e bonetti della ATA. E nella sentenza si legge ancora questo: per quanto riguarda le parti avute in iniziative immobiliari e speculative, si ricorda in aggiunta a quella relativa al patrimonio Ambrosio il ruolo, pure di eccezionale significato probatorio, nell'acquisto dei terreni di Peschiera Borromeo di rilevante valore, già appartenenti alla Milano Santa Maria al Bosco, che vennero intestati a Conte Romano. Perché richiamo questo particolare? Perché questo nome, Milano Santa Maria al Bosco, lo ritroveremo quando parleremo di Rapisarda Filippo Alberto. E lo ritroveremo perché era una società che faceva capo a Rapisarda Filippo Alberto, una società per la quale Rapisarda poi, successivamente al suo fallimento, si incontra in Venezuela, proprio con i Caruana, specificamente per ottenere che questi acquistino questa società. Dunque è rilevante, cioè è giusto sottolineare questo collegamento importante tra queste acquisizioni probatorie già consacrate in sentenza e quanto risulta a questo procedimento. In questo contesto che abbiamo detto, il Mangano, come abbiamo già anticipato, svolge un ruolo di cerniera tra la criminalità mafiosa milanese e quella siciliana, e in particolare questo dall'inizio degli anni 70. Ma tornando un attimo al maxi processo, dobbiamo dire che nel primo maxi processo Mangano è imputato ed è imputato sulla base di una serie anche di dichiarazioni collaboratorie di giustizia che risultano, in quanto abbiamo acquisito
questa parte del maxi processo, anche in questo procedimento. Stiamo parlando delle dichiarazioni di Buscetta, che parlando della famiglia di Portanuova, di cui indicava come capofamiglia Calò Pippo, indicava anche Mangano Vittorio come uno dei suoi componenti, e in un successivo interrogatorio il Buscetta aveva riferito specificamente che Mangano gli era stato presentato ritualmente come uomo d'onore e lo aveva riconosciuto in fotografia. Lo stesso per quanto riguarda Contorno Salvatore in particolare. In un primo tempo affermava di non conoscere Mangano Vittorio e successivamente dopo la pausa, nel ripensare in mente i nomi di quali la signora vostra mi ha chiesto se fossero uomini d'onore, ho ricordato che Mangano Vittorio è in realtà un uomo d'onore. Ciò posso affermare con certezza perché un giorno, mentre mi trovavo a casa di Bontate Stefano, questo è molto rilevante, in questo procedimento, venne a trovarlo Mangano Vittorio, di cui feci la conoscenza in quell'occasione, che mi fu presentato da Bontate come uomo d'onore. Queste dichiarazioni, che costituiscono l'ossatura fondamentale delle tesi della pubblica accusa nel primo maxi processo, insieme alle dichiarazioni di Calzetta Stefano, e ecco, richiamiamo anche quelle di Calzetta Stefano, comunque Mangano viene indicato dal Calzetta come uno degli assidui frequentatori di casa Zanche, e aggiunge: Mangano Vittorio veniva spesso a trovare Zanca Melo Zanca, è un buon nome della mafia, però è arrestato nel processo Spatola. Veniva quindi tratto in arresto per associazione per delinquere semplice e mafiosa, per traffico di stupefacenti, sentito il giudice istruttore negava ogni a debito e ammetteva di essersi trasferito a Milano da circa 20 anni e di dirigere lì un'agenzia ippica. E allora come si è concluso questo processo, per avere la chiarezza della scheda del Mangano, appunto, di quello che succede? La Corte d'Assise in primo grado ritiene la perfetta attendibilità delle dichiarazioni rese da Buscetta, e anche in primo luogo nonostante i periodi di carcerazione scontati dal Mangano, tutto rendeva perfettamente plausibile che questo si fosse incontrato in carcere a Lucerdone con Buscetta. Aggiungeva la Corte che Mangano, oltre a far parte dell'organizzazione mafiosa, era attivamente inserito nel traffico di stupefacenti, come emerso nel processo Spatola, di cui ricordava alcune intercettazioni telefoniche. Lo cito specificamente tra virgolette, che ricordavano il ruolo dell'imputato come attivo trafficante tra Palermo e Milano. Dalle telefonate trascritte emerge con impressionante chiarezza la costante e inequivocabile allusione fatta dall'imputato a partite di droga. Il Mangano quindi veniva condannato in primo grado, questa è la sentenza del Maxi 1, per associazione per delinquere semplice e traffico di stupefacenti. Per l'associazione per delinquere di stampo mafioso veniva accolta una interpretazione, che poi non venne ritenuta fondata dalla Cassazione, ma comunque non si era arrivato in Cassazione come ricorso, e quindi veniva assolto dall'imputazione dell'associazione per delinquere mafiosa sulla base della considerazione che, essendo lo stesso detenuto al momento dell'entrata in vigore del 416 bis, non vi era prova della permanenza del vincolo associativo a partire da questa data. Successivamente si svolse appunto il secondo grado. In questo secondo grado vennero raccolte le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, che ne parlò come componente della famiglia della famiglia di Calò, e poi ne parlò anche in relazione all'omicidio di Giaconia Stefano, e poi successivamente anche le dichiarazioni di Calderone Antonino, che abbiamo sentito in questo procedimento e che le ha ribadite in questo procedimento. In particolare Mangano riferiva a Calderone già allora che di aver incontrato il Mangano a Milano nel 77, luogo dove si era recato insieme a Teresi Girolamo, cugino di Bontate Stefano, uomo d'onore della sua famiglia. Ricordo che in quel periodo aveva ancora porto d'armi, perché arrivato a Milano Mangano Vittorio mi procurò un revolver calibro 357 Magnum. E, continua, ha reso varie dichiarazioni, quella del 30 ottobre 87, 10 novembre 87, e ha riconosciuto in fotografia anche il Mangano. A seguito di queste dichiarazioni, che vanno unite a quelle di Buscetta, Contorno e Calzetta, di cui abbiamo parlato, il Mangano venne condannato anche in secondo grado dalla Corte d'Assise d'Appello, che arriva comunque a ritenere la continuazione tra la precedente condanna del processo Spatola e le imputazioni che erano state devolute in appello. E
E per quanto riguarda il periodo successivo al 1982, non era stata appellata su questa, Presidente, non era stata appellata la sentenza, la Corte scrive significativamente che dopo aver ritenuto sussistente il reato di associazione per delinquere specifica che lo stesso è da qualificare così, ancorché riferito a periodi successivi al settembre 82, posto che l'assoluzione per il capo di cui il 416 bis non è stata impugnata, senza che in questo possa intravedersi alcuna preclusione, non essendo legittima una reformatio in peius su quale sarebbe la più grave configurazione giuridica del fatto. Cioè, cosa ci dice la Corte? La Corte ci dice che Mangano aveva continuato ad avere rapporti anche in carcere con l'associazione mafiosa, però formalmente non era possibile intervenire in quanto che non vi era stato una formale impugnazione di questa parte della soluzione. Quindi il Mangano veniva condannato per associazione per delinquere semplice, traffico di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere semplice, sempre però, leggendo il capo di imputazione, si comprende che si tratta di un'associazione per delinquere di stampo mafioso per il periodo precedente al 1982, per l'appunto. E la scorsa udienza ho letto i precedenti di Mangano che risultavano almeno fino al 1974 e ricordo semplicemente che lo stesso era diffidato dalla Questura di Palermo nel 67, che risulta denunziato per falsità materiale nel 68, per truffa in commercio nel 68, per concorso in truffa aggravata sempre nel 68, per emissione di assegni a vuoto nel 68, per lesioni volontarie nel 69, va in carcere. Poi diciamo che non sto leggendo tutto perché altrimenti sarebbe lunghissimo. Mandato di cattura di Palermo del GI del Tribunale di Palermo del 10 marzo del 1970, 14 aprile arrestato dalla squadra mobile di Palermo in esecuzione del mandato di cattura del 10-3-70, condannato nel 71 alla reclusione per truffa, nel 72 arrestato perché colpito da ordine di cattura messo alla Procura della Repubblica di Milano per il reato di tentata estorsione continuata. Nel 72 fermato e controllato in compagnia di Mafara Gioacchino, di cui molti collaboratori hanno parlato, l'abbiamo sentito poco fa, come uno dei frequentatori del Mangano per l'appunto, e il 23 agosto del 72 viene fermato in compagnia di Vernengo Antonino e di La Rosa Antonino. Nel 72 gli viene sospesa la patente di guida a tempo indeterminato come provvedimento, diciamo, come misura di prevenzione. Nel 74, il 23-11-74, la pretura di Santa Caterina Villahermosa lo condanna per 10 mesi e 15 giorni di reclusione per truffa e viene arrestato il 27-12-74. Si tratta di quel famoso arresto che avviene immediatamente dopo il sequestro d'Angerio. Dopo appena 26 giorni viene scarcerato, 22 gennaio 75, il 25 settembre 75 la Corte d'Appello di Venezia la condanna a 3 mesi di reclusione, al pagamento di 40.000 lire di multa. L'1 dicembre del 75 è arrestato alla squadra mobile di Milano, il 6 dicembre del 75 è scarcerato per fine pena. In questa data risulta risiede ancora ad Arcole, questo l'abbiamo detto. Nel 76 il Tribunale di Caltanissetta lo condanna a 7 mesi di reclusione, sempre nel 76 è colpito da mandato di cattura emesso dal giudice istruttore del Tribunale di Palermo per furto pluriaggravato di preziosi. Nel 78 è tratto in arresto la squadra mobile di Palermo perché imputato di furto aggravato, truffa e tentativo di estorsione e danneggiamento ai danni di professionisti palermitani in concorso con altri, e quel procedimento di cui parlavamo le teste mozzate. Nel 25 gennaio 79 la misura di prevenzione della sorveglianza IPS, 23 marzo 79, proveniente da Palermo, questo l'abbiamo prodotto, ha chiesto poi di riprodurre la difesa, ma noi l'avevamo già prodotto. Abbiamo la prova appunto proveniente da Palermo, giunge a Milano e prende alloggio presso l'hotel Granduca di York. Dichiarava di essere venuto a Milano in quanto commerciante di cavalli, doveva incontrarsi con tale Benetti Guido, allenatore presso l'ippodromo, e dichiarava altresì che avrebbe dovuto incontrare tale Pepito Raigal Garcia, che è proprio quel soggetto di cui abbiamo parlato, che riferisce su di lui e sul suo ruolo all'interno della tenuta di Arcole. Nel 79 diffidato dalla Questura di Milano, nell'80 notificato decreto del 3280 che respinge il ricorso contro il provvedimento del rimpatrio e il foglio di via obbligatorio. 5 maggio 80 la Questura di Palermo
lo arrestava nell'ambito del processo di cui abbiamo parlato. 13 aprile 81 il rapporto CAS 500 CAS della Criminal Pol di Milano viene denunziato per vari reati. 9 febbraio 83 colpito da ordine di cattura messo alla Procura della Repubblica di Roma perché imputato per associazione per delinquere di stampo mafioso. 20 maggio 83 anche il giudice istruttore di Milano, Isnardi, ha emesso mandato di cattura nei confronti di vari soggetti, tra i quali anche Mangano Vittorio. 30 gennaio 84, mandato di cattura appunto di cui abbiamo parlato. E dunque, in via generale, possiamo farci un'idea da queste risultanze, diciamo così, acclarate in altri procedimenti penali, quale fosse la figura criminale del Mangano. Ma al di là di queste che sono poi delle carte che ci provengono da altri procedimenti, abbiamo ascoltato dalla viva voce di altri associati mafiosi in questo procedimento circostanze rilevanti per questo procedimento che riguardano Mangano Vittorio. E in questo dibattimento è rimasto confermato, se ve ne fosse dubbio, che Mangano Vittorio è stato uomo d'onore della famiglia di Portanova. In pratica abbiamo raccolto le dichiarazioni di vari soggetti, tra i quali Cancemi Salvatore, Marchese Giuseppe, Canci Calogero, Anselmo Francesco Paolo, Scrima Francesco ed altri ancora. E quello che rileva in questo dibattimento, al di là dei fatti specifici della permanenza ad Arcore, di tutto quanto succede e dei continuativi rapporti con Dell'Utri, è importante che molti di questi soggetti, di questi coassociati del Mangano, ci abbiano riferito un particolare di grande rilevanza in questo procedimento, cioè che il Mangano fosse soggetto particolarmente vicino a Stefano Bontade, nonostante facesse parte della famiglia di Pippo Calò, come abbiamo detto, egli era tanto vicino a Stefano Bontade che addirittura ebbe a regalargli, proprio in periodo di guerra di mafia, e pur facendo parte formalmente dei vincenti con il Calò, una pistola. Fatto che infatti, scusate la ripetizione, fatto che gli venne contestato specificamente da Rina Salvatore, tramite Ganci Raffaele ed altri, fatto che gli venne contestato proprio nel momento in cui lui nel 90 viene messo da parte, diciamo così, gli viene preferito Cinà, per continuare i rapporti con Dell'Utri, cioè è una delle specificazioni che viene fatta, perché chiaramente Rina dice di non avere dimenticato questo sgarbo che aveva fatto e che aveva spinto Mangano, proprio a testimonianza dei rapporti così stretti che aveva con Bontade, a regalargli un'arma in periodo di guerra di mafia. Cominciando ad esaminare queste singole dichiarazioni, Cancemi ha dichiarato appunto il 26 gennaio 98 che Mangano, quando lui è stato combinato, e quindi circa nel 1976, gli aveva fatto da padrino. Questo fatto chiaramente ci indica, prima di tutto, che Mangano già nel 76 era uomo d'onore, ma ci indica ancora di più, stiamo parlando di un rapporto di padrinato, che Mangano era da tempo uomo d'onore, era soggetto certamente inserito stabilmente nell'associazione mafiosa. E il Cancemi, ma ci risulta anche da altre dichiarazioni, devo dire, riferisce di aver avuto rapporti di grande amicizia con Mangano Vittorio, che faceva parte del resto della sua stessa famiglia mafiosa. Il Marchese, invece, Marchese Giuseppe, ha dichiarato il 9 febbraio del 98 di avere conosciuto Mangano e che egli faceva parte della famiglia di Portanova. In particolare ha detto, su domanda del pubblico ministero, ma Mangano Vittorio, siamo all'udienza del 9 febbraio 98, è a pagina 46-47, cioè Mangano Vittorio fa parte di Cosa Nostra per conto della Stampa? Sì, fa parte della famiglia di Portanova. E questo, come l'ha saputo, mi è stato presentato e l'ho saputo anche da altri uomini d'onore. E ancora più specificamente Mutolo ha riferito di avere parlato personalmente con Mangano, proprio di Dell'Utri, varie volte, questo l'abbiamo visto, di cui una nel 78-79, ricorda varie vicende, Mangano aveva fatto da guardiano presso la tenuta del presidente Berlusconi, che era al centro della comunità degli associati mafiosi che vi erano a Milano, e che Mangano era molto vicino a Stefano Bontade, pur facendo parte della famiglia di Calò. Stiamo parlando specificamente delle dichiarazioni che Mangano ha reso il 18 maggio del 1998, da pagina, che ho detto Mangano, che Mutolo ha reso il 18 maggio del 98, da pagina 39 a pagina 50 del cartaceo. E
In particolare Mangano riferisce appunto di, questa, di questi discorsi che ebbe a fare con Mangano, del fatto che Mangano gli aveva detto che, aveva una grande, che c'era questa grande tenuta, a volte ci andava qualche persona, che dovevano fare qualche cosa sul milanese o là vicino, e lui li ospitava pure, anche se erano latitanti, non è che guardava, perché erano posti tranquilli, pacifici, che la polizia non ci andava. E dice, può specificare il nome di queste persone che ha citato, che salivano, diciamo, queste erano questo Franco Mafara, detto il Checco, Pietro Vernengo, un certo Sassolino, e c'erano i fratelli Guzzardi, e poi chiaramente parla di Dell'Utri, ma di questa parte abbiamo già parlato, è inutile che la ribadiamo. E Mutolo Caspoli poi dice, Mangano è un uomo della famiglia di Pippo Calò, era molto legato allora con Stefano Bontate e con Nino Rotolo. Io mi ricordo che ci vedevamo al bagno di Stefano Bontate, ma una volta addirittura mi raccontarono che Mangano aveva partecipato pure al tentativo di uccidere Francis Duratello con Gerlando Alberto Paccarè, mentre Duratello era insieme a Salvatore, un catanese trapiantato a Torino. E riferisce di tutte queste circostanze specificamente. E dunque, da queste, anche da queste dichiarazioni del Mutolo emerge la figura che già emergeva dagli atti processuali che abbiamo richiamato, di uno speciale rilievo di Mangano nell'ambito della particolare comunità costituita dagli uomini d'onore che risiedevano a Milano e che risiedevano, anzi facciamo questa specificazione, o che si recavano comunque spesso a Milano, che avevano dei centri, un loro centro di interesse sul milanese. E proprio su questi soggetti che gravitavano sul milanese abbiamo la conferma di quanto risulta dibattimentalmente, che abbiamo prima riportato. Cancemi, il 26 gennaio 98, ci dice in particolare che i fratelli Martello, Enea, Salvatore Enea, lì indica tutti diciamo, coloro che frequentano Bono, che frequentavano Milano. Lo stesso ci dice Mutolo, Bono, Martello, i fidanzati, i gradi. Altri associati, i Grado, altri associati ancora, tra cui Mimmo Teresi, viene citato specificamente da Mutolo come persona che gravitava su Milano o che la frequentava abitualmente. E riferisce anche dell'ippodromo di San Siro, questo l'abbiamo visto poco fa, e come soggetto, come ippodromo di San Siro, come posto dove si frequentavano e si trovavano vari soggetti mafiosi, tra cui indica tutti i soggetti che abbiamo citato prima, ma indica anche lo stesso Vittorio Mangano. E ancora Calderone, l'abbiamo visto nelle dichiarazioni che abbiamo rese, ha dichiarato in relazione alla sua frequentazione dei primi anni 70 alla città di Milano di avervi incontrato Pippo Bono, il fratello, il Drago, Vittorio Mangano, Mimmo Teresi, Stefano Bontate. E questo è inutile che lo rileggiamo, sono le medesime dichiarazioni che abbiamo prima detto. Abbiamo sentito in questo dibattimento anche Ciulla Salvatore, che è il fratello di Ciulla Giuseppe, uomo di primo piano tra gli associati milanesi, soprattutto nella seconda metà degli anni 70 per il traffico di stupefacenti, che ha riferito di aver incontrato, questo lo riferiamo anche per l'altro imputato di questo procedimento, Pippo Bono, Tanino Fidanzati, Stefano Fidanzati, Pino Fidanzati, Ugo Martello, Gino Martello, Salvatore Nea, detto Robertino, e un tale Cinà, di cui non ha saputo dare altre specificazioni. In ultimo, la Piana Vincenzo, di cui abbiamo già parlato, ha riferito la presenza a Milano di Mangano, dei fratelli fidanzati, dei Grado, degli Enea. Ha parlato degli usuali luoghi d'incontro, abbiamo detto appunto che ha parlato tra l'altro di quel bar di via Washington, di cui parlano pure altri collaboratori, riferendo anche di una frequentazione degli stessi da parte di Dell'Utri alla ricerca di alcuni uomini d'onore. Il Lapiana ha poi confermato i buoni rapporti tra Bontate e Mangano. Questo leggiamolo un attimo, questa parte, perché cosa dice il Lapiana? Stiamo parlando dell'esame del 15 gennaio del 2001, da pagina 15 a pagina 20 e da pagina 25 a pagina 29, da pagina 111 a pagina 120. Queste sono le parti a cui ci riferiremo. In particolare, dice, io ero sempre con Gerlando Alberti Uno, eravamo a Milano e bazzicavamo proprio via Washington, in un bar
dove che c'erano i fratelli, i cugini di contorno, adesso mi ricordo, le dico dove che ho, c'era Vittorio Mangano, c'era Enzo Sordi, insomma c'era tantissima gente, sempre siciliani, tutti uomini d'onore. C'era anche un certo qualcuno della mafia, dell'andrangheta calabrese, si chiamava proprio Onorato. Tante persone come questo che è morto, Masino scaduto, i fratelli Bono, Alfredo e Giuseppe, i fratelli Enea.